Prova, prova. Prova, prova. Thank you.
professore, non si sente? Sì, eppure funziona. Forse è la mascherina, vero? Devo tenere. La devo togliere, sì, perché altrimenti. Però dopo è più facile. Forse è una cosa. Beh, teniamo un po' di tempo, si può tenere lontano. Bene, allora, buongiorno a tutti. Buongiorno ai gentili ospiti che poi elencherò, nonché relatori, e agli studenti e ai docenti del nostro istituto. Finalmente stiamo uscendo dalla pandemia e quindi questo auditorium è ridiventato un po' il fulcro degli incontri del nostro istituto, dove con i nostri ragazzi e grazie al territorio, agli enti del territorio, università, eccetera, riusciamo a creare dei bei momenti di confronto e approfondimento. Quindi, prima di passare un po' al perché siamo qui oggi, quindi comunque sappiamo tutti che festeggiamo la giornata mondiale della Terra, quindi dagli anni 60 ad oggi, poi parliamo di questo, io direi che possiamo salutare tutti i gentili ospiti, e quindi sarà con noi fra poco. Salutiamo intanto il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, che ha creato per noi un collegamento con il presidente dell'ente regionale del servizio idrico integrato d'Abruzzo, e poi daremo anche la parola a lui per un saluto. E ci sarà più tardi il sindaco di Teramo. Intanto salutiamo l'assessore Maranella, assessore all'ambiente del comune di Teramo. Ci saranno gli interventi, e lo ringraziamo per essere qui, dell'avvocato Maurizio Dionisio, direttore generale dell'Arta Abruzzo, grazie per essere qui, dottor Raimondo Micheli, direttore amministrativo dell'Arta Abruzzo, e Piero Di Carlo, professore ordinario di fisica dell'atmosfera e climatologia dell'Università d'Annunzio, con le relative relazioni, Serena Gabrielli, assistente sempre dell'Unicam, Bernardo Cardinale, che conosciamo perché è dell'Università di Teramo, forse abbiamo più dimestichezza con l'università, facciamo tante cose con tutte le università, in particolare con l'Università di Teramo, presidente del corso di studi in economia dell'Unite, e Nunzio Merolli, appunto presidente dell'ente regionale servizio integrato Abruzzo. Bene, prima di passare la parola per un saluto, per i saluti istituzionali, volevo un po' fare due riflessioni sulla giornata della Terra dagli anni 60 ad oggi. È inutile stare a ribadire perché si festeggia la sensibilizzazione alle tematiche ambientali che noi facciamo nella scuola, ma soprattutto dalle indagini sono i giovani che sono particolarmente sensibili alle tematiche ambientali e addirittura sono propensi alle politiche, anche diciamo nelle votazioni, ai partiti che si occupano di queste tematiche. I giovani italiani lo sono ancora di più, perché hanno capito chiaramente quanto è importante conservare il pianeta, e non solo dal punto di vista delle azioni personali, ma anche dalle scelte politiche, ambientali, legislative che bisogna fare. Noi poi formiamo dei tecnici, ragazzi che non solo andranno nel mondo del lavoro e faranno le loro scelte, saranno a loro volta, potranno da subito iniziare ad essere assorbiti, diciamo, al mondo del lavoro, quindi saranno chiamati a delle responsabilità, perché spesso i nostri ragazzi, diciamo, che lavorano in proprio, che sono firmano già i progetti, quindi possono mettere in atto una serie di azioni per il rispetto dell'ambiente, per la conservazione, per il riciclo, per l'utilizzo di materie prime, per delle scelte ambientali, anche quando sono a capo di aziende. Spesso succede, alcuni dei nostri ragazzi insomma hanno già familiari che hanno aziende e continuano il lavoro, ma anche negli aziende sono chiamati a lavori di responsabilità, e quindi, e non solo nelle azioni quotidiane, nelle scelte anche dell'abbigliamento addirittura, perché sapete benissimo che appunto in occasione della giornata mondiale della Terra tantissime aziende famose insomma mettono in atto una serie di pubblicizzano le scelte che hanno fatto relativamente alla scelta di materiali
per diciamo le materie prime che utilizzano e spesso derivano insomma da materiali riciclati. Quindi questo è importante. Noi vogliamo dire, cioè noi creiamo queste giornate, queste collaborazioni con il territorio che oramai durano da anni e accrescono sicuramente le competenze dei nostri studenti. Quindi riusciamo a creare tramite i nostri docenti delle importanti relazioni e così abbiamo a disposizione le professionalità, qui e ne abbiamo oggi l'esempio, affinché i nostri ragazzi possano essere formati ulteriormente e siano integrati già da subito, non solo per le riflessioni sociali che attengono alla, diciamo, ad atteggiamenti della persona, ma anche guardarsi intorno per quello che dovrà essere poi il mondo del lavoro, perché l'istituto tecnico poi prepara immediatamente al mondo del lavoro, anche se molti nostri ragazzi scelgono l'università. Nella collaborazione con l'ARTA, che abbiamo iniziato già da tanti anni, ci tenevo oggi a ricordare che ci sarà una premiazione per i nostri ragazzi. Magari adesso dopo i saluti premieremo magari i rappresentanti di classe, perché poi ci vorrebbe molto tempo a consegnare insomma gli attestati agli studenti. E ci tengo a dire qui che abbiamo vinto, grazie anche a un lavoro fatto con l'ARTA, la professoressa De Amicis soprattutto è stata la promotrice, siamo stati tra i vincitori nazionali del concorso Senato e Ambiente. Quindi è un video bellissimo, non so se ce l'abbiamo, io ci aprirei il convegno se lo vogliamo guardare, dura non molto, 3 minuti, ma dà l'idea di come questa scuola lavora e delle collaborazioni che sa creare con il territorio, che poi portano insomma a questi risultati importantissimi. Quindi noi andremo al Senato con i nostri ragazzi e quindi sicuramente si tratta di un progetto nazionale, di un progetto soprattutto didattico che attiene a temi di approfondimento dei nostri percorsi di studio e quindi sicuramente è un motivo di orgoglio per questa scuola tra i tanti altri risultati, ma soprattutto è frutto di una collaborazione, perché con l'ARTA rivolto, cioè se vedete sulla città di Teramo, e quindi chiaramente mette insieme tante cose. Bene, guardiamo il video, poi cominciamo con la parola ai relatori, insomma, che ringrazio, e in particolare la professoressa De Amicis, che tanto lavora su queste tematiche. Passo per affrontare l'inquinamento atmosferico e comprenderlo appieno, rendere visibile l'invisibile. Il nucleo antico della città di Teramo è racchiuso all'interno del pianoro di confluenza fluviale dei torrenti Tordino e Vezzola e l'intera città confina con il perimetro del Parco Nazionale Gran Sasso e Monte della Laga. Il paesaggio rappresenta una componente essenziale dell'ambiente di vita della popolazione teramana, fondamento della sua identità. Ah, finalmente! Ma che aria respiriamo! La situazione generale della qualità dell'aria in città non desta rilevanti preoccupazioni in relazione al decreto legislativo numero 155 del 2010, che definisce quali inquinanti controllare e anche i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente. Ma in città c'è troppo traffico. Troppo biossido di azoto nell'aria. Il valore medio di 40 microgrammi su metro cubo del biossido di azoto, da non superare nell'anno civile, è stato rispettato dalle centraline della città di Teramo, ma una concentrazione mediannuale significativamente alta, sebbene inferiore al valore limite di legge, è stata registrata nella centralina di traffico di Porta Reale. Il dato rilevato di biossido di azoto a cui la popolazione è esposta è molto al di sopra del valore raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi 10 microgrammi su un metro cubo. La nostra indagine ha come scopo preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile. Infatti, tutto è nato dalla collaborazione partecipata con l'ARTA Abruzzo, che gestisce la rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria e ne promuove i risultati al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Spargere i semi del cambiamento a partire dall'informazione, dalla divulgazione e dall'orientamento verso una visione sistemica della realtà basata sull'alleanza circolare tra l'uomo, la natura e la cultura. Ripensare agli spazi verdi in chiave resiliente. Le aree vegetate del parco fluviale più selvagge e inaccessibili potrebbero essere preservate come fossero oasi protette. I parchi urbani storici potrebbero essere implementati con essenze che manifestano un'elevata o media capacità di sequestro di CO2 e di altri inquinanti. Realizzare un'alternativa al modello di mobilità incentrato sull'automobile significa abbattere l'inquinamento e nello stesso tempo attivare soluzioni concrete per contrastare la continua trasformazione peggiorativa della forma dello spazio pubblico delle città. L'ambiente ora è in Costituzione, infatti ci sono state modifiche agli articoli 9 e 41. La Carta Costituzionale è viva e vitale. All'articolo 9 viene introdotta la difesa dell'ambiente, con l'esplicita menzione delle generazioni future, segno che la questione ambientale è degna del più forte impegno. Bene, qui possiamo dire che abbiamo visto concretamente come lavora la scuola e quello che significa per noi collaborare. Quindi non parole, ma fatti e studi approfonditi. Questo appunto video è stato tra i vincitori nazionali del concorso Senato Ambiente, quindi anche una grande soddisfazione per i nostri ragazzi, per i docenti e per la scuola. Quindi qui sono state toccate tante tematiche, quindi penso che, siccome sono tanti gli ospiti e i relatori, io possa lasciare assolutamente la parola per i saluti istituzionali. Partiamo con, se vogliamo cominciare dalla regione, partiamo con il consigliere regionale Emiliano Matteo, subito dopo il comune di Teramo e poi gli esperti, diciamo. Bene. Noi dobbiamo ringraziare il consigliere per questo collegamento che ha creato appunto con l'ERSI, giusto? Ho detto bene la sigla, quindi abbiamo la possibilità oggi di parlare di sistema idrico regionale, vero? Bene, prego. Grazie Preside, buongiorno a te, buongiorno ai docenti, soprattutto buongiorno a voi ragazzi, complimenti anche per questa bellissima sala conferenze. Oggi la Regione è presente non tanto attraverso me, io vi porto evidentemente un saluto istituzionale del Presidente Marsiglio, di tutti i miei colleghi, ma attraverso nostri fondamentali rappresentanti se si parla di politica ambientale. Abbiamo i vertici dell'ARTA, il Direttore Generale Dionisio, il Direttore Amministrativo Micheli, che tra l'altro è anche un teramano, e abbiamo il Presidente dell'ERSI, Nunzio Merolli. L'ERSI è l'ente regionale del sistema idrico, quello che un po' sovrintende tutte le politiche delle acque fatte dalla regione, sorvegliando e gestendo anche poi l'operato dei concessionari che sono i consorzi acquedottistici. Ne abbiamo 5, giusto Presidente, nella nostra regione? 6. Al di là poi degli aspetti tecnici, quindi, che saranno sviluppati da loro, e capirete anche quanto è importante il ruolo di un ente come la regione se si parla di politiche ambientali. Perché l'acqua, che forse è uno dei beni più preziosi che abbiamo, insieme all'aria, anzi il più prezioso evidentemente, deve essere tutelato, deve essere gestito, e allora ecco perché serve un ente come l'ERSI che monitora appunto la gestione dell'acqua, ma anche un ente come l'ARTA, che è l'Agenzia Regionale di Tutela Ambientale, che attraverso i prelievi, i campioni, le politiche di prevenzione cerca di garantire evidentemente la salubrità dell'ambiente in cui viviamo. Quindi al di là di questo, io nel salutarvi e nel ringraziare la Preside, soprattutto la Preside Nardini per l'iniziativa e per averci sollecitato questa opportunità, lo dico e lo dico a voi, sono papà di due ragazzi, vostri colleghi, con cui spesso mi confronto, perché ci confrontiamo noi genitori con voi, anche su tematiche di questo tipo. Ho sempre cercato di far capire loro un concetto, ragazzi. Parto da una frase che non è mia, ma che dovrebbe diventare una di quelle regole di vita che ciascuno di noi applica quotidianamente, da quando si alza la mattina a quando poi va a dormire. Cioè quello di capire che noi apparteniamo al mondo, il mondo non ci appartiene però. Capire questo,
capire che noi siamo di passaggio e che durante il nostro passaggio abbiamo il dovere di conservare per chi arriverà dopo di noi tutto ciò che di bello abbiamo trovato. E questo vale da un'area picnic in cui possiamo passare qualche ora del nostro tempo a tutto ciò che di importante e di meraviglioso la natura ci offre. Purtroppo per tanto tempo quello che sembra scontato, anzi mi auguro che per voi sia scontato, perché siete persone molto migliori di come eravamo noi alla vostra età, avete una sensibilità, avete sviluppato un'attenzione su certe tematiche che noi non avevamo, anche perché forse nessuno ci chiedeva di acquisirle, proprio perché all'epoca invece c'era questa convinzione che l'uomo fosse il padrone del mondo, che potesse disporne a proprio piacimento, comprimendo la natura e sacrificando anche tutte le altre specie viventi che sono altrettanto indispensabili oltre che noi. Allora questo penso che sia il compito primario della società, di uno Stato, degli enti, ma anche di un genitore, trasmettere questo tipo di convinzione, far sì che non sia soltanto una regola che uno detta a un figlio, ma sia un convincimento che uno trasmette, un valore che uno trasmette, che di generazione in generazione trasmettiamo e accresciamo, in modo da diventarne tutti assolutamente consapevoli. Nel momento in cui avremo ottenuto questa rivoluzione culturale, e credetemi ragazzi, le rivoluzioni culturali sono quelle che portano alle grandi svolte nel mondo, non nelle guerre, è banale forse dirlo in questi giorni, ma sarebbe opportuno ricordarcelo. Sono le grandi rivoluzioni culturali, quelli gli uomini che hanno cambiato il corso della storia in positivo, non sono i dittatori sanguinari che hanno cercato di conquistare il mondo e sono finiti tutti allo stesso modo, tra l'altro, ma sono quelli che hanno avuto la forza di anticipare la strada che doveva essere seguita dall'umanità. Oggi questa strada è una strada obbligata, quella della conservazione dell'ambiente, perché ne abbiamo abusato, abbiamo esagerato, direste voi, ce ne siamo passati. E quindi il mondo, la natura, ci sta presentando il conto, ci sta dicendo con una serie di allarmi che si accendono periodicamente, fermatevi prima che sia troppo tardi. Allora che la scuola, che è il cuore di una società, solleciti i propri ragazzi, li abitui, li stimoli, stimoli la loro intelligenza, stimoli la loro sensibilità, e voi ne avete tante, a vivere la propria vita con entusiasmo, con l'entusiasmo dei vostri anni che è contagioso, ma anche con questo tipo di consapevolezza, perché allora la scuola vince la sua battaglia, cioè quella di creare delle cittadine e dei cittadini migliori di quelli che oggi debbono gestire la società. Questa deve essere la nostra ambizione. Cittadini migliori creeranno sicuramente un mondo migliore. E allora ben venga preside questa iniziativa, complimenti per tutto quello che state facendo, siete una delle scuole di punta della nostra provincia, anche grazie al lavoro importante che fanno i professori e la vostra dirigente, continuate così, noi siamo orgogliosi di voi e per me è un grande piacere ed un grande onore passare un po' di tempo con voi questa mattina e ascoltare quello che poi l'avvocato Dionisi e il dottor Merolli avranno da dirci, oltre agli altri relatori naturalmente, avranno da dirci. Grazie ancora a tutti. Grazie anche per le belle parole nei confronti della scuola. È giusto, i giovani sono diventati sensibili perché sono preoccupati di quello che succede e intorno, quindi vediamo tutte le manifestazioni, tutti i movimenti che si sono creati proprio per la sostenibilità e per l'ambiente. Quindi continuiamo con i saluti con l'assessore all'ambiente del comune di Teramo, Martina Maranella, molto vicina a questa scuola, insomma, sempre presente alle nostre manifestazioni. Grazie. Buongiorno a tutti, io innanzitutto ringrazio la preside, il dirigente scolastico e tutti i professori, in particolar modo la professoressa De Amicis che da subito ha mostrato un grande interesse, un grande entusiasmo rispetto alla giornata di oggi, all'organizzazione della giornata di oggi. È vero, l'Earth Day nasce tra gli anni 60 e gli anni 70 pensandola come un'iniziativa per celebrare il pianeta Terra. Bene, io sono del 1989, voi sarete dal 2004 in giù, suppongo, e ancora questo tema è estremamente centrale, forse oggi riesce ad assumere un'importanza veramente essenziale, nevralgica, perché tutto ruota intorno alla tutela dell'ambiente e al concetto di sostenibilità.
quindi l'economia circolare, tutti quelli che sono gli argomenti che chiaramente si intersecano con il tema ambiente. Il titolo della giornata di oggi, se non sbaglio, è Invest in Our Planet, quindi investire nel nostro pianeta. E la scuola oggi sta facendo questo, perché investire nel pianeta prima di tutto passa dall'azione delle persone, quindi investire negli studenti, investire nelle nuove generazioni per renderle consapevoli e per renderli uomini e donne migliori, migliori di quanto non siamo stati in grado noi di capire, di percepire quello che era il cambiamento che inesorabilmente sta arrivando, perché le risorse non sono inesauribili, anzi, le risorse sono preziosissime, da qui anche il concetto dell'importanza del riciclo, perché in questo modo si può recuperare tutto ciò che prima per noi era solo ed esclusivamente scarto. Oggi per la città di Teramo è una giornata importante perché si apre anche la Fiera dell'Agricoltura, che non a caso si svolge quest'anno nel Parco Fluviale, perché si apre nella Giornata Mondiale della Terra. E quindi qual era il luogo migliore, lo avete detto voi, dove ci sono, e per questo mi complimento per l'attenzione che avete posto sul tema dell'aria, della qualità dell'aria, per cui effettivamente dobbiamo assolutamente mettere in campo misure per riequilibrare la qualità dell'aria nella città di Teramo, e di questo me ne farò carico personalmente. Però si svolge al Parco Fluviale perché è il polmone verde della città, è quello spazio che è della comunità e che deve essere preservato in tutti i suoi aspetti. Allora vi dico una piccola situazione, una piccola cosa che mi è successa questa mattina. Lo sforzo che è stato messo in campo dagli operai del comune e dagli operatori della Team per preservare quel posto per queste, non solo per queste quattro giornate, ma perché in queste quattro giornate tutti quanti potessimo godere effettivamente della bellezza del Parco Fluviale, lo sforzo è stato, dicevo, incredibile. Questa mattina l'assessore Filipponi mi manda un video e mi dice: per favore manda la Team, perché qui in uno degli ingressi principali del Parco Fluviale sono stati abbandonati dei bicchieri di plastica, probabilmente ieri sera o nelle giornate insomma della settimana in cui ci è sfuggito di pulire. E io sono rimasta indignata, perché ho pensato: quante volte ci capita di andare a fare un picnic, lo diceva bene il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, quante volte ci capita di andare nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Raga, considerato polmone verde d'Europa? Quante volte ci divertiamo e non c'è un cestino, e quindi che faccio? Lascio la carta, lascio il bicchiere, lascio il vetro abbandonati lì? No, vi assicuro che è molto più facile lasciare pulito che pulire, e ve lo dice chi gestisce in qualche modo anche le azioni e le programmazioni della Teramo Ambiente. Quando noi pianifichiamo la pulizia delle strade, perché è giusto, le strade sono inquinate, quando noi pianifichiamo la raccolta davanti alle case, e ringrazio anche qui il direttore Micheli che prima di me ha svolto il ruolo di assessore all'ambiente e ha portato il porta a porta nella città di Teramo, bene, quando noi facciamo queste cose, programmiamo e pianifichiamo queste cose, questo è il compito del comune. Quando noi puliamo dove è stato lasciato sporco, rientra sempre nel compito del comune, ma c'è uno spreco di risorse, e non dico solo in termini economici, che chiaramente sono assolutamente importanti, ma c'è uno spreco di risorse umane, c'è uno spreco di forze, c'è uno spreco di mancata programmazione che purtroppo deve essere accantonata per andare dove qualcuno volontariamente ha sbagliato. Allora questo non è giusto. Le rivoluzioni partono spesso dalla follia di pochi singoli individui che vengono considerati pazzi perché sono la minoranza, e poi riescono invece a portarsi dietro tutti gli altri. Allora i piccoli gesti che noi compiamo quotidianamente, che possono essere rispettare l'ambiente buttando la roba nei cestini preposti, e se non ci sono i cestini riportandoceli a casa, quelli sono in realtà grandi azioni che riescono ad essere incisive realmente sulle politiche di sostenibilità, sulle politiche ambientali. Dal 1970 ad oggi sono tantissimi anni, e c'è una canzone che non so se voi conoscete, il cantante Marrakesh, c'è una canzone che si chiama Greta Thunberg, c'è una frase in particolar modo che a me ha colpito tantissimo ed è, diciamo, un monito che io passo a voi perché voi siate convinti delle azioni che dobbiamo compiere tutti quanti.
ce la posso fare, la canzone dice ce la posso fare meglio di mio padre. Cioè, dove ha sbagliato qualcun altro, arrivo io, che con il mio piccolo gesto cambio il mondo. Perché se ce la posso fare io, lo possono fare anche gli altri. Noi lavoriamo mentalmente per obiettivi, per piccoli obiettivi. Voi, quando avete un compito, un'interrogazione, dite in due ore devo studiare questo e me lo devo ricordare. Questi sono i piccoli obiettivi. Se ce la fate, siete gratificati. Bene, allora sentiamoci gratificati anche nel rispetto del mondo, nel rispetto del parco storico, e penso alla Madonna delle Grazie che stiamo riqualificando. Siate consapevoli e portate avanti la consapevolezza rispetto alla qualità dell'aria, all'importanza della qualità dell'aria, all'importanza della necessità dell'acqua come bene essenziale nelle nostre vite. Questi sono i temi che voi dovete respirare, fare vostri e portare al di fuori. E per questo io non posso che ringraziare assolutamente tutto il corpo docenti e il dirigente scolastico, perché la sensibilità che mostra questa scuola rispetto a questi grandi temi è assolutamente visibile. L'abbiamo visto anche da questo video meraviglioso, per cui sarete premiati, e per questo io vi ringrazio. Vi auguro una buona giornata e lascio chiaramente lo spazio a quelli che sono autorevoli interventi che verranno dopo di me. Grazie a tutti. Grazie all'assessore Maranella. Per fortuna i giovani italiani sono convinti che le tematiche ambientali sono importanti più dei giovani europei. Il 58% dei ragazzi italiani dedica molta attenzione alle tematiche ambientali, e questo è un grande merito dei nostri ragazzi. Nel frattempo, direttamente dall'inaugurazione della Fiera dell'Agricoltura, è arrivato il sindaco di Teramo, che ringrazio, e gli diamo la parola. Grazie sindaco. Grazie Preside, grazie soprattutto per l'organizzazione di questo momento, di questa giornata, di questo confronto con i ragazzi e con tutte le istituzioni. Il legame, insomma, con l'inaugurazione della Fiera dell'Agricoltura e questa giornata è strettissimo, c'è un filo assolutamente che lega l'inaugurazione della Fiera con la giornata della terra che oggi stiamo celebrando qui. La valorizzazione, la scelta di organizzare la Fiera dell'Agricoltura sviluppando una vocazione, la vocazione e il valore dell'agricoltura per il nostro territorio all'interno del parco fluviale, si muove perfettamente in linea con i principi, con gli obiettivi che oggi valorizziamo e discutiamo per la giornata della terra. Il nostro parco fluviale, lo ha detto sicuramente l'assessore Maranella, che saluto e che ringrazio per il lavoro straordinario che sull'ambiente sta svolgendo, passa non solo per la cura e la manutenzione degli spazi verdi, ma per la loro valorizzazione. La valorizzazione è anche la consapevolezza del valore del parco fluviale in questo caso, ma degli spazi verdi come infrastruttura ambientale, che ci devono portare ad investire, a puntare sulla loro valorizzazione e a renderli un punto di riferimento di un sistema che si muove in modo organico e valorizza l'infrastruttura ambientale. La presenza delle scuole, la presenza dell'università, la presenza di tutte le eccellenze del nostro territorio, a cominciare dall'IZS, il ruolo fondamentale dell'ARTA, dell'ERSI, delle società che gestiscono i beni comuni e i servizi pubblici, è fondamentale perché dà l'immagine e l'impressione di un sistema che si muove organico in una stessa direzione, un sistema istituzionale che deve avere dei punti di riferimento centrali, dei principi, un indirizzo politico amministrativo chiaro, a prescindere da chi amministri un determinato momento il comune o la regione. Se noi riusciamo a costruire un sistema permanente che si regge su questi principi, sui presupposti, sulla valorizzazione ambientale, possono cambiare i sindaci, possono cambiare i presidenti di regione, ma grazie alla spinta forte che viene proprio da voi, dalle future generazioni che costituite il punto di riferimento della nostra azione, il percorso non cambierà mai. Questa è la grande sfida che dobbiamo tutti saper avvertire e saper cogliere, soprattutto in questo momento. La presenza di enti come l'ARTA, come l'ERSI,
è significativa, è importante. Non pensiamo a questi soggetti come delle sovrastrutture, tutt'altro. Sono enti, sono organismi che hanno una finalità precisa, quella di indirizzare la gestione dei beni pubblici e la tutela dell'ambiente nel modo virtuoso, al servizio dei cittadini, al servizio vostro, al servizio della terra, della nostra terra, del nostro territorio, e non al servizio della politica, perché purtroppo la gestione sbagliata di enti e società porta a scelte che nulla hanno a che vedere per la valorizzazione del territorio. E oggi la presenza di tutti gli enti ci consente proprio di lanciare questo messaggio. Oggi noi abbiamo, proprio per costruire un sistema, il formidabile, formidabile strumento, parametro costituzionale dell'articolo 9, che è stato riformato recentemente e che ha centrato, ha integrato un articolo 9 che già portava con sé, attraverso la tutela del paesaggio, la valorizzazione dell'ambiente, la tutela e la valorizzazione ambientale. Ma oggi viene consacrato, scolpito, e allora possono cambiare i governi, possono cambiare le amministrazioni, ma resta scolpito quel principio di quell'articolo 9. La tutela dell'ambiente e la funzionalità della tutela dell'ambiente per le generazioni future. Oggi la celebrazione della giornata della terra, quest'anno, si arricchisce di questa fortissima risorsa. La modifica dell'articolo 9, la modifica dell'articolo 41, tutte le attività, tutte le iniziative imprenditoriali non possono essere indirizzate in modo difforme dalla tutela non solo delle finalità sociali, ma anche ambientali. E allora questa è una strategia, è una linea che dobbiamo seguire, la dobbiamo fare anche e soprattutto noi sindaci, parlo in questo caso anche da presidente del Lanci Abruzzo, quindi sindaco dei e tra i sindaci, per scegliere delle politiche di ecosistema urbano che rispondano a queste finalità. La mobilità sostenibile, che è un tema che finalmente è diventato di attualità nel nostro paese, tardivamente rispetto al passato. La valorizzazione degli spazi verdi, si è parlato del parco fluviale, ma non solo, di tutte le aree verdi del nostro territorio, la qualità dell'aria, la gestione dei rifiuti di cui si parlava prima l'assessore Maranella. Anche lì creare un sistema con l'interesse pubblico che deve essere messo al centro. Per questo, ad esempio, nella nostra città abbiamo scelto di trasformare la Teram Ambiente, che collabora anche all'organizzazione di questa giornata, in house, cioè di trasformarla tutta pubblica. Oggi la Teram Ambiente, così come la Ruzzo Reti, che è la società che gestisce il servizio idrico, è una società che appartiene alla comunità, non ad un privato, neanche in parte. L'appartenenza ad una comunità non è un fatto societario, un fatto di quote societarie. Il messaggio che abbiamo voluto mandare è che la società che gestisce il sistema dei rifiuti, un rifiuto come risorsa, nella prospettiva che ovviamente non è mai raggiungibile del rifiuto zero, ma della tensione verso la riduzione della produzione dei rifiuti e dell'economia circolare, gestisce quella società, deve farlo per la comunità che ne è proprietaria. Quindi diventa un bene comune. Questo è possibile solo esclusivamente se questi messaggi arrivano a voi e voi ne abbiate la forza di custodire questo testimone che voi dobbiamo lasciarvi per gestire meglio la nostra città, il nostro territorio, il nostro paese. Grazie per questa giornata. Grazie sindaco. Quindi dobbiamo sensibilizzare questi ragazzi anche all'interesse attivo per la politica, per le questioni importanti, perché potranno essere futuri decisori. Ieri l'istituto comprensivo che dirigo, perché sono anche reggente a Corropoli contro guerra colonnella, il comune di Corropoli ha dato agli studenti un libro, Il piccolo dizionario della politica, bellissimo, dove ci sono per i bambini addirittura della scuola primaria, delle classi quinte, le parole note, no, che sentono, di cui sentono parlare ogni giorno, per con le spiegazioni relative. Quindi la scuola forma anche a questo. Bene. Allora, ringraziando il sindaco per le sue parole, sicuramente siamo riusciti a mettere insieme appunto tutte le questioni che riguardano appunto alcune delle questioni che riguardano le tematiche ambientali. Direi la parola a questo punto per l'intervento all'avvocato Maurizio Dionisio, direttore generale dell'ARTA Abruzzo, che ringrazio per essere qui, perché immagino tra i tanti impegni ci privilegio della sua presenza. Grazie signor Presidente.
e i miei più sentiti complimenti in primis, i sentiti complimenti per la tua scuola, preside, per il tuo corpo docente e per i tuoi alunni. E ho visto il video che penso abbiate tutti quanti collaborato a creare, ed è un video puntuale, un video preciso. Grazie signor Sindaco per l'ospitalità nella splendida città di Teramo. Io sono il direttore generale dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, che dirigo insieme al direttore amministrativo Raimondo Micheli, che è teramano. E noi ci occupiamo di tutela ambientale. Ma prima di parlare della tutela ambientale da un punto di vista tecnico, io vorrei fare un riferimento alle parole del consigliere regionale Emiliano Di Matteo, un consigliere regionale di questo territorio, che vi ha parlato della necessità di preservare l'ambiente anche in vista delle future generazioni. È un vero e proprio obbligo, ragazzi, l'obbligo di far sì che le nostre condotte, quindi i nostri piccoli gesti quotidiani, siano sempre rivolti con un minimo di attenzione a quello che è l'ecosistema che ci circonda. E questo è un obbligo, questo è un dovere morale che abbiamo nei nostri confronti, nei confronti della nostra coscienza, ma anche nei confronti di quelli che saranno, che si chiamano normalmente generazioni future, ma saranno i soggetti che dopo la nostra parentesi su questa terra abiteranno il nostro mondo. E questo è il concetto generale, ma poi viene da fare una domanda. Qui siamo tutti d'accordo, notato, sulla necessità di tutelare l'ambiente, ma come si tutela l'ambiente? Adesso vediamo qual è il modo tecnico, perché ci sono degli enti, è nel caso di specie l'agenzia regionale, quindi un ente di stretta derivazione e dipendenza regionale, che ha disseminati, provate a immaginare, nell'ampio territorio abruzzese, dei laboratori. Ecco, provate a immaginare dei laboratori pieni di persone con il camice bianco, che hanno numerose attrezzature di cui avvalersi e quotidianamente rappresentano il termometro. Provate a immaginare il termometro con il quale voi misurate la febbre, quotidianamente rappresentano il termometro dell'ambiente. Noi siamo la sentinella. Perché quando c'è un termometro efficace che riesce immediatamente a misurare la temperatura corporea, il medico è in condizione di poter somministrare subito il farmaco più idoneo, il farmaco più adatto. Ecco, questa è la funzione di Art Abruzzo. Provate a immaginare due o tre esempi di semplificazione. Tra qualche mese sarà estate e voi andrete tutti quanti al mare. E sarà vostra gioia quella di potervi fare il bagno, ma attenzione, guardate che quel grande tratto di mare nostro abruzzese è un tratto di mare che deve essere trattato con grande attenzione. Perché? Perché nel mare confluiscono, ragazzi, gran parte degli scarichi dei grandi agglomerati urbani, ovvero delle città. E allora come possiamo noi garantire che quel bagno sia un momento di felicità e non sia un momento di infezione? Semplice, attraverso una serie continua di prelievi. Quindi ci sono degli uomini dell'Arta che escono periodicamente, vanno in prossimità del mare, prendono dei campioni dell'acqua di mare e valutano i cosiddetti parametri microbiologici. Quindi ritornano, pensate quanto lavoro, pensate quanto è lunga la nostra costa, da Martinsicuro fino a San Salvo, e ci sono dei punti di monitoraggio dove noi facciamo i prelievi dell'acqua, vengono portati nei nostri laboratori e noi siamo in grado di dare ai decisori politici, i sindaci, immediatamente il quadro della situazione. Ecco, questa è una delle attività di Art Abruzzo, ma provate a immaginare anche quella di cui vi siete occupati più da vicino, la qualità dell'aria. Come facciamo noi? Lo facciamo attraverso delle strumentazioni delicate, che sono delle centraline di monitoraggio, che riescono attraverso un sistema a rete a dirci quali sono gli inquinanti in atmosfera e soprattutto quel pericolosissimo inquinante che prende il nome di PM10, ovvero delle particelle sottilissime ma che qualora venissero inalate creerebbero dei gravi problemi in quantità eccessive ovviamente alla nostra salute. Ecco,
Queste sono le attività di Art Abruzzo, ma non solo. Provate a immaginare, prima l'assessore all'ambiente del Comune di Teramo parlava di sversamenti, ovvero dell'ipotesi che in un parco, anche in un territorio, in un qualunque territorio, si rinvengano dei rifiuti. Sapete, il rifiuto mica è tutto quanto uguale, esistono rifiuti di un tipo, rifiuti di un altro, con una pericolosità elevata, con una pericolosità non elevata. Ecco che anche in questo caso interviene l'ARTA, perché siamo in grado, attraverso i nostri chimici, biologi, periti, ingegneri, di poter classificare, è un'opera che si chiama di caratterizzazione, il rifiuto, anche perché spesso in quei rifiuti si annida un pericolosissimo nemico, che è l'amianto, che il più delle volte non dà fastidio, ma se si sfalda, quelle fibre di amianto aereo disperse, qualora inalate, potrebbero rappresentare un problema. Ecco, questo è il braccio pratico dell'ambientalismo, questo è il braccio operativo dell'ambientalismo, questa è l'attività che compie l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Io mi avvio subito a conclusione, ma mi dovete permettere di lasciarvi un piccolo monito. L'ambientalismo, ragazzi, deve avere una natura, non dirò cose difficili. L'ambientalismo deve essere animato da una visione antropocentrica. Che cosa significa? Cos'è l'antropocentrismo? È l'uomo al centro della nostra attenzione. Vedete, San Paolo disse una cosa fondamentale, stabilì un ordine. San Paolo disse: nell'ordine delle cose, partendo dal basso verso l'alto, c'è la pietra, la pianta, l'animale e poi l'uomo. Non si fa una buona opera di ambientalismo se si mette la pianta o il sasso prima dell'uomo. Un certo ambientalismo un po' radicale, tese a salvaguardare l'ambiente, forse a volte a discapito dell'uomo. È sempre l'uomo l'oggetto della nostra tutela. E l'ambiente deve essere preservato perché l'uomo ci vive al proprio interno. Questo è il piccolo regalo, riflettete a queste parole per capire il senso superiore della cultura ambientalista e delle necessità ambientaliste. Ancora complimenti per il vostro lavoro e buon lavoro. Grazie Presidente ancora. Grazie. Adesso sentiamo anche la professoressa De Amicis, che può continuare. Dottor Raimondo Micheli per i saluti. Prego. Sì, mi dica però. Poi semplicemente volevamo consegnare, noi abbiamo gli attestati che ci sono stati inviati dall'ARTA, e li abbiamo stampati e quindi per limitare i tempi ovviamente pensiamo di consegnare ai rappresentanti di classe della terza C, quarta C e quinta C, simbolicamente, e poi verranno poi distribuiti anche tutti gli altri, va bene? Perfetto, prego. Grazie, colgo l'occasione per ringraziare il corpo docenti e in primis naturalmente anche la preside, la professoressa Nardini. Ringrazio l'amico Emiliano Di Matteo, che naturalmente è qui con me e che condivido con lui tantissimi anni una passione, sia per la provincia di Teramo, ma sia anche per la città di Teramo. Infatti la sua presenza qui non è un caso, perché il consigliere Di Matteo tiene tantissimo anche alla nostra città, oltre che alla provincia tutta. Saluto il sindaco, che è stato con me in consiglio comunale per anni. Saluto l'assessore, saluto voi tutti e saluto voi. Scusate, eccomi qua. Per me ci sono due motivi per essere contento, soprattutto perché sono teramano, e vedere che la nostra scuola oggi raccoglie insieme a noi un percorso sincronizzato per poter ottenere questo preziosissimo premio. Non vi voglio annoiare, voglio soltanto ricordarvi qualche per passaggio. Come può l'ARTA collaborare in sinergia con le scuole, con l'ambiente e con le amministrazioni pubbliche? Era il 2006, voi avevate poco più uno o due anni, l'ARTA concede alla città di Teramo la centralina fissa.
la centralina fissa Teramo non ce l'aveva nel 2006, ce l'avevano tutte le città in Abruzzo tranne che la città di Teramo. Io ero assessore all'ambiente, dovevo fare una scelta dove collocare la centralina. Avrei potuto tranquillamente collocare la centralina fissa oggi ubicata in Porta Reale all'interno della villa comunale. Non avrei avuto problemi di valori alterati del PM10, ma da politico non avrei avuto problemi in consiglio comunale da parte dell'opposizione. Feci una scelta. Oggi quella centralina è lì perché sono stato a decidere insieme ai miei collaboratori che andasse in aderenza a un istituto scolastico sensibile, la scuola elementare Noi Lucidi, in un tratto di strada che è Viale Crispi ad alta intensità di traffico, con il rischio che dopo due giorni i valori del PM10, così come l'ARTA periodicamente va a controllare, salissero nei parametri stabiliti di legge. E così accadde. E così accade. Tant'è che quell'articolo che avete letto non è un caso. Quella è una strada altamente percorsa quotidianamente, soprattutto nelle ore di punta. E lì c'è purtroppo il problema della mancata attenzione da parte dei genitori. Lì c'è una scuola elementare. Cosa succede dall'una all'1:30? Le mamme, i papà, i nonni, sindaco, parcheggiano l'auto lì davanti e nel periodo invernale lasciano l'auto accesa perché non si deve raffreddare, affinché il piccolo utente, il bambino che esce dalla scuola elementare, non si raffreddi. Non siamo stati capaci, almeno io non ce l'ho fatta, sindaco, a far capire che a 200 metri c'erano dei posti liberi e quindi bastava parcheggiare dinanzi al tribunale o a Piazza Madonna Reale. Però vedete, oggi c'è lì quella centralina. Qualcuno tanti anni fa ce l'ha messa. E qualcun altro tanti anni fa, come ringrazio l'assessore Maranella, ricordava, nel 2008 disse in questa città: basta con i cassonetti per strada. Dobbiamo procedere alla raccolta differenziata. Mi chiamò il sindaco e mi disse: se questa cosa fallisce, un'ora prima ti devi dimettere. Perché cambiare le abitudini è sempre un problema. Voi sapete che nel momento in cui ci imposero negli anni 70-80 le cinture di sicurezza, la gente impazzì. Quando smisero di, o meglio, costrinsero a non fumare nei cinema, per voi oggi sarebbe impossibile pensare una cosa del genere. Negli anni 60-70 si andava al cinema e si fumava tranquillamente, si fumava nei bar. C'è stato qualche cambiamento. Adesso tocca a voi, ragazzi, perché voi siete il futuro. Non smettete di sognare, non smettete di capire che dopo di voi ci saranno tanti altri ragazzi che dovranno arrivare. Era il 2006, voi eravate piccolini, oggi siamo nel 2022. Arriveranno tanti altri anni e arriveranno tanti altri giovani che dovranno apprendere da voi dei cambiamenti e dei modus operandi completamente diversi. Facciamolo tutti quanti assieme. Io ringrazio voi intanto per la pazienza, perché ascoltare tutti quanti noi non è semplice ed è comprensibile. Le mie figlie sarebbero già andate via, ve lo dico sinceramente. Ringrazio il corpo docente, ringrazio il direttore dell'ERSI, ringrazio il consigliere capogruppo della Lega Emiliano Di Matteo, e io devo fare un plauso, lo devo fare al direttore generale dell'ARTA, perché il direttore generale dell'ARTA, forse lui non ricorda, ma quella centralina che sta lì la fece acquistare lui nel 2003, poi fu installata nel 2006, ma fu acquistata dall'allora commissario avvocato Maurizio Dioniso nel 2003. Grazie a voi, buon lavoro e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Bene, grazie. Allora, affinché ci sia un momento di festa, anche la consegna degli attestati, perché bisogna dare la giusta rilevanza ai nostri studenti che hanno partecipato appunto con la docente, che sono stati protagonisti di questo importante progetto. Simbolicamente, insieme al sindaco
di Teramo e al presidente dell'ARTA, che io chiamerei di nuovo qui, al direttore generale, l'avvocato già qui, scusami, ti facevo là perché mi sono distratta, premierei alcuni dei nostri studenti. Quindi chiamerei qui Andrea Fabbi, Matteo Di Damiano, poi Francesco Sichetti, Cristiano Ranalli e Riccardo Gallier. Ma sono tutti uomini, professoresse, rappresentanti di classe? Sì. Qui non c'è parità di genere, nemmeno una donna, saremo criticati per questo. Venite ragazzi, venite qui. Tutti uomini sono rappresentanti di classe? Questo mi fa riflettere. La nostra... Prego, sindaco, alziamoci così anche... Prego. Invece la nostra... Perché abbiamo la vicepresidente della consulta, che è una ragazza, invece qui queste sedie, queste poltrone sono terribili. Venite qui, ragazzi. No, forse è meglio ci avviciniamo lì, perché qui non si vede niente. Allora, prendiamo un po' di attestati e li consegniamo. Io mi rimetto la mascherina perché mi devo avvicinare lì. E facciamo stare con noi anche la prof. Facciamoli consegnare da loro. Dividiamoli a metà tra il sindaco e... Attenzione qui a questa scala. Così facciamo la consegna. Io magari mi metto vicino a voi. Prego, li potete chiamare aiuti. Sì, ecco il microfono. Allora, il primo attestato è per Andrea Fabbi. Dov'è Andrea? Andrea, aspetta. Grazie. Dammi una foto che mi viene. Samuele Di Giuseppe. E poi abbiamo Matteo Di Damiano. Grazie. Eccomi qui. Allora, Riccardo Gallier. Cristiano Ranalli. E Francesco Sichetti. A posto. Grazie. Grazie. Facciamo una foto di gruppo tutti insieme e poi continueremo con la consegna degli attestati agli altri. Facciamola tutti, facciamola tutti. Martina, vieni. Vieni, venite tutti, prego, anche l'altro docente. Venite tutti. Dottor Micheli. Anche lei, Merolli, consigliere di Matteo e Michele, facciamo tutti quanti insieme. Anche perché ci sono molti, sono altri, li mettiamo dietro. Ce la facciamo tutti? Bene, altrimenti centriamo tutti, speriamo. Ci vuole una panoramica. Grand'angolo. Bene, grazie ragazzi, bravi. Grazie. Bene, allora, adesso la professoressa De Amici da una mano e avviamo le relazioni. Prego. Sì, allora, adesso prenderà la parola il... Allora, ragazzi, un attimo di attenzione, ci siamo? Prenderà la parola il professore Di Carlo Piero. E interverrà su questa tematica molto interessante. Il titolo dell'intervento è Pianeta Terra, emergenze ambientali e salvaguardia. E il professor Di Carlo è professore ordinario di fisica dell'atmosfera e climatologia dell'Università d'Annunzio. E professore, le lascio, può prendere anche l'altro microfono.
Prego. Allora, innanzitutto grazie mille per l'invito, ringrazio la dirigente, la professoressa De Amicis per l'invito. Io non sono teramano, però ho mia figlia che è nata qui, mia moglie è qui, quindi mi sento tantissimo vicino a voi, a questa città che frequento tantissimo. Allora, io cercherò di essere breve, lo so, 2 ore è dura, adesso pure a sentirsi pianeta Terra, clima, però cercheremo di fare una cosa veloce, svelta. Allora, l'idea è quella di darvi qualche pillola sul cambiamento climatico e poi di un altro progetto che abbiamo fatto, visto che l'assessore parlava di plastiche, con dei pescatori di Pescara, ok? Allora, la premessa mi è stata bruciata da tutti i politici che mi hanno preceduto, cioè il cambiamento dell'articolo è troppo forte, il cambiamento dei 2 articoli della Costituzione è un momento storico che state vivendo voi, che stiamo vivendo noi marginalmente, però interesserà tantissimo voi. Il momento è talmente storico che quest'anno il Nobel per la fisica è andato a due grandissimi climatologi, 2 fisici, Manabe e Hasselmann, che sono 2 vecchietti di 90 anni che ovviamente hanno fatto dei modelli climatici e hanno detto ciò che stiamo vivendo oggi 40 anni fa. Quindi molte volte la cosa che succede, questo è quello che dobbiamo evitare, è che noi vediamo le cose, però poi facciamo finta di non capirle. Giustamente il dirigente dell'Arta diceva: io potevo benissimo mettere la centralina in un posto comodo, ma quello è come mettere la polvere sotto al tappeto. Invece bene si fa a metterla lì, perché l'aria poi la respiriamo tutti, l'atmosfera non ha confini, non c'è confine tra Teramo, Notaresco, Pescara. L'atmosfera è una cosa della più alta democrazia che può esistere, L'aria non ha confini, quindi chi inquina respira l'aria, chi inquina, purtroppo chi non inquina la respira lo stesso. Sempre per chiudere la storia del Nobel, come sapete, il terzo vincitore del Nobel è Parisi, italiano, che ha fatto tantissimi lavori sulla complessità. Il sistema Terra è un sistema di per sé complicatissimo, ma ha lavorato anche marginalmente sul clima, quindi è un momento veramente storico e ci fa capire come è importante la tematica del sistema Terra, perché viene dato il Nobel per la prima volta a dei climatologi. Adesso velocemente, io non voglio tediarvi più di tanto sul sistema climatico, ma vi voglio solo dare alcuni spunti. Voi avete fatto quel lavoro bellissimo, premiato, che riguarda la qualità dell'aria. Quindi è stato detto giustamente il PM10, il PM2.5, biossido di azoto, sapete tutto. Sapete che questi composti sono composti in traccia in atmosfera. Questo è il primo punto importante. L'atmosfera di per sé è fatta di gas inerti, azoto e ossigeno, che ci permette ovviamente di respirare e di vivere, costituiscono insieme all'argon il 99% dell'atmosfera. Ecco perché l'atmosfera è così fragile. Il 99% è fatto di gas inerti, solo quell'1%, quindi piccolissime quantità, parti per milioni, sono fatte di cosa? PM10, biossido di azoto, che avete visto misurate le centraline, CO2, di cui cercherò velocemente di parlarvi. La CO2 che cos'è, come sapete? È quello che viene considerato un gas serra ed ha una proprietà fantastica. Prima si parlava dell'uomo al centro, è giustissimo, però io dico spesso che la Terra fa molto bene, sta molto bene, quindi fa a meno dell'uomo con tanto piacere, perché purtroppo noi molte volte andiamo a creare tanti problemi al sistema Terra. Il sistema Terra è in un equilibrio pazzesco. Immaginate che senza la CO2 la Terra sarebbe una palla di ghiaccio. Quindi noi abbiamo questi gas serra in atmosfera che ci permettono di vivere sulla Terra, di avere una temperatura, non so adesso se va avanti, eccola qua, noi abbiamo una temperatura in atmosfera di mediamente di 16 gradi, vabbè questo adesso lui va a ruota libera, non ci importa, possiamo parlare anche così. Quindi che succede? Che
Fondamentalmente noi abbiamo queste molecole presenti in atmosfera che ci permettono di avere una terra vivibile. Quindi quando si dice l'effetto serra è un problema, l'effetto serra meno male che c'è, meno male che abbiamo l'effetto serra, perché senza queste molecole la terra sarebbe una palla di ghiaccio. Quindi immaginate che equilibrio pazzesco, ci sono delle molecole in atmosfera che fanno passare la radiazione UV, sono trasparenti a ciò che viene dal sole, quindi la terra si può riscaldare, mentre sono opache alla radiazione che emette la terra. Quindi un equilibrio perfetto, ultimo equilibrio, voi fate fisica, gli istituti tecnici siete bravissimi, io vedo all'università quelli che vengono dagli istituti tecnici in genere sono i più bravi a fisica. Sapete bene che un corpo, e qui è l'altra cosa bellissima della Terra, un corpo più è caldo e più emette colori verso il blu. Avete fatto il corpo nero? Radiazione. Va bene, se non l'avete fatto non fa niente. Un corpo più è freddo e più invece emette colori verso il rosso. La Terra è freddissima, come sappiamo, emette radiazione verso il rosso. Il Sole è caldo, molto caldo, 6000 Kelvin, emette radiazione UV. Quindi l'UV passa attraverso l'atmosfera, l'IR viene riflesso. E questo è un equilibrio fantastico. Ovviamente qual è il problema? Il problema sta qui. Il problema è che l'uomo emette più CO2 di quella che il sistema riesce ad assorbire. Vedete, l'oceano e la vegetazione, questi riescono ad assorbire più CO2 di quella che viene emessa. Quindi il sistema è in un equilibrio perfetto senza l'uomo. Il dramma qual è? Quando l'uomo, vedete, emette più di ciò che il sistema Terra riesce ad assorbire. A quel punto che succede? Succede che abbiamo l'aumento di CO2, quindi l'aumento dell'effetto serra. Quindi se qualcuno vi dice l'effetto serra non è un problema, voi dite sì, è verissimo, ci garantisce la vita sulla Terra, l'aumento di CO2 di effetto serra è un problema. E lo vediamo con le temperature. Vedete, le temperature dal 1800, queste su scala globale, l'emisfero nord, sono in crescita pazzesca. Perché? Per l'effetto che abbiamo detto. Ancora più importante è ciò che succede in Abruzzo. L'Abruzzo è la regione verde, è una regione montana, abbiamo dei posti stupendi, però l'Abruzzo, come tutte le aree montane, il calderone è la nostra sentinella, lo sappiamo bene, che è rimasto del calderone, le aree montane sono quelle che soffrono di aumento di temperatura maggiore. Vedete? In Abruzzo, mediamente, l'aumento di temperatura è circa il doppio della media dell'emisfero nord. Quindi noi dobbiamo stare particolarmente attenti alle emissioni di CO2, perché siamo una di quelle regioni fragili per questo motivo. Adesso gli impatti li sappiamo, aumento di bombe d'acqua, aumento di tornado. Vado veloce, vi faccio solo vedere uno degli effetti più clamorosi, perché molte volte voi pensate, ma questo a me non mi riguarda. Giustamente il dirigente dell'ARTA diceva, ma io posso fare a meno di mettere la centralina dove mi dà problemi, tanto a me non mi riguarda. Invece a me riguarda. Perché respiro l'aria. I cambiamenti climatici può sembrare, ma è un qualcosa, ma figurati, Giulianova, anzi se viene sommersa Giulianova, noi siamo di Teramo, ce l'avete voi con Giulianova, no? Non c'è rivalità, e punto. Se viene sommersa Giulianova, ma che ci importa? Salisse il livello del mare, è vero? Bene, questo è un esempio, è l'unico esempio che vi faccio vedere, di effetto dei cambiamenti climatici tangibile, concreto. Giacarta, la capitale dell'Indonesia, verrà spostata. Il Parlamento ha approvato la costruzione di una nuova capitale a causa dei cambiamenti climatici, spostata verso l'interno, quindi sposteranno 10 milioni di abitanti. L'Abruzzo, sapete quanti milioni di abitanti ha? Quanti milioni di abitanti ha l'Abruzzo? Uno e mezzo, bravissimi, uno e mezzo, Immaginatevi di spostare quasi 5 Abruzzi, perché? Perché il cambiamento climatico sta distruggendo la città. Quindi questo vi fa capire che l'effetto è un qualcosa non che dovrà succedere, è un qualcosa che cominciamo a sentire, a toccare con mano. Velocemente, che fare? Che fare lo sapete, ciò che dovete fare, e qui sta il bello, non bisogna fare poi chissà quali rivoluzioni.
bisogna fare ciò che noi già sappiamo e facciamo per la qualità dell'aria, perché qui sta il bello. Qualità dell'aria e cambiamenti climatici sono due facce della stessa medaglia. Per cui se io faccio queste iniziative qui, si diceva di non usare la macchina per portare i figli a scuola, cioè uso le bici, uso il trasporto pubblico, ovviamente le politiche globali adesso vediamo come fare, a quel punto io non solo miglioro la qualità dell'aria della mia città, ma vado a ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici. Quindi è semplice, io con un fondamentalmente prendo due piccioni con una fava, se faccio tutto ciò, è chiaro? Sulla politica globale, cioè ciò che si fa alle COP, vi ho messo questa cosa perché riguarda tantissimo anche voi. Sapete che dall'anno scorso, la COP sono quelle conferenze sul clima, l'anno scorso è stato fatto a Glasgow, quella di Parigi la più famosa, è aperto ai giovani, vedo che voi siete molto attivi, allora incominciate a cercare su Google la COP prossima per i giovani, quindi per la prima volta i ragazzi vengono invitati, e questo grazie a Greta, voi, io dico sempre, avete fatto più voi giovani con i Friday for Future che noi con 20.000 conferenze. Bene, dall'anno scorso le conferenze sul clima sono aperte ai giovani, quindi potete fare le vostre proposte e essere selezionati e partecipare con i grandi della terra a queste conferenze. Adesso giusto altri 5 minuti su un'altra tematica che è stata toccata prima, che è quella delle plastiche. Le plastiche in mare, noi abbiamo fatto un progetto come Ateneo, un progetto finanziato interamente dal nostro Ateneo. Perché? Perché a un certo punto i pescatori ci dicevano: guardate che noi becchiamo più plastica, più rifiuti che pesci. Ovviamente sapete perché? Perché ovviamente le plastiche, il vetro, permangono nel mare, nel sistema terra, per centinaia, migliaia di anni prima di essere degradati, e quindi fondamentalmente, vedete, l'idea è che se si continua così, nel 2050 si arriverà ad avere nella pesca un pesce, una bottiglietta di plastica. Ovviamente i pescatori sono molto preoccupati, sono preoccupati per l'economia del mare, a noi ovviamente, Giulianova è antipatica, però il pesce piace anche mangiarlo, quindi insomma ci andiamo giù a mangiare il pesce, E quindi ovviamente c'è tutta un'economia dietro, per esempio il turismo. È chiaro che una città che è piena di rifiuti è una città che non attira il turismo. Qui ho riportato una frase bellissima di Pasolini, che scriveva di Pescara, ma vale per qualsiasi costa abruzzese. Le nostre città di fatto sono città che allo stesso tempo vivono di turismo. Vi faccio un esempio banale: i miei colleghi del Politecnico di Milano, quando sono stati da noi a una conferenza, e io ho detto: guardate, io d'estate, pure se finisco di lavorare alle 7, torno a casa, mi metto il costume e vado a fare il bagno. Questi mi hanno detto: no, ma un mondo... Sì, e poi molte volte se permane la neve fino a maggio, la mattina vado a sciare e la sera mi vado a fare il bagno. Mi hanno detto: ma no, ma noi viviamo a fare a Milano con la nebbia, ma questo è il paradiso. Per dirvi, noi abbiamo un territorio pazzesco, riconosciuto da tutti, però va tutelato. E allora che abbiamo fatto? Abbiamo assoldato 44 pescherecci per che fare? Nel loro lavoro, loro siccome raccoglievano le plastiche, i rifiuti, però per una legge complicata, adesso non vi voglio far perdere tempo, loro erano, qui capite molte volte quanto sono contorti i nostri sistemi giuridici, loro erano incentivati a ributtare questa plastica, questi rifiuti in mare. Perché? Perché c'è tutta una storia di chi è il proprietario di quel rifiuto. Fortunatamente con la salva mare è stata approvata l'anno scorso una legge per cui il proprietario è il comune che ha quel rifiuto. Invece prima il proprietario è il pescatore, il pescatore dice: scusa, io ti riporto il rifiuto, poi se il rifiuto è tossico io ne devo anche rispondere. Lo ributtavano in mare. Quindi noi abbiamo dato degli incentivi prima di quella legge per separare le plastiche, il vetro, gli altri rifiuti, perché volevamo fare uno studio e capire quanti rifiuti ci sono in Adriatico. Questo è il protocollo d'intesa, insomma, per fare tutto ciò. I cassonetti fatti apposta, perché poi ovviamente bisogna, come sapete, i cassonetti chiusi a chiave, perché sennò il pescarese medio va lì, andava a mettere i propri rifiuti. Vabbè, sappiamo come siamo noi italiani, dobbiamo migliorare su questo. Comunque questo è il lavoro dei pescatori e queste sono le plastiche raccolte. In 6 mesi
3.640 chili di plastica, di rifiuti raccolti semplicemente con le reti, normalmente come loro pescavano. Questo è un progetto non fatto ad hoc a cercare le plastiche. Loro hanno lavorato tranquillamente, volevamo sapere, tu lavori tranquillamente, quanti rifiuti becchi? Cioè questa era l'idea. Questa è la distribuzione e qui è un po' la sorpresa. Se andate a vedere la distribuzione di questi rifiuti, la plastica poi di fatto, almeno quella presa dalle reti, non è poi la parte principale. La parte principale, come potete vedere, sono i vestiti, le reti, i fili, tutta una serie di rifiuti che in qualche modo vengono buttati o dai fiumi, come diceva giustamente il direttore dell'Arta, o anche direttamente in mare, così. Ok, ovviamente, come sapete, la storia delle mascherine probabilmente aggraverà ulteriormente la situazione. Io ho concluso, però prima di concludere ho due cose da dirvi. Una, il PNRR, di cui ci stiamo ubriacando tutti, pure noi, per la ricerca, ci sono tanti fonti, stiamo scrivendo progetti in continuazione, non ne possiamo più, le scuole, i politici, tutti, però su questa cosa qui molte volte si tralascia il fatto che questo, la gran parte, è un prestito che spendiamo noi, ricercatori, i politici che sono andati via, ma pagherete voi. Questo è un prestito. Questi 150 miliardi non sono a fondo perduto, li pagherete voi. Per cui se non vengono utilizzati bene, nel 2026, quando finirà questa ubriacatura da PNRR, se non ci troveremo con un paese migliore, per cui quei soldi sono stati spesi bene e quindi è un investimento, pagheremo quei debiti con un paese peggiore. Vi faccio un esempio banale, si parla tantissimo di idrogeno, è una cosa eccellente, l'idrogeno, come sapete, inutile che lo dico a voi, l'istituto tecnico, bene, l'idrogeno, si parla di idrogeno grigio, idrogeno verde, l'idrogeno, come sapete, dipende da come lo produco. Se io l'idrogeno lo produco da rinnovabili, è il vettore eccellente, zero emissioni di CO2, zero emissioni di particolato. Se lo produco bruciando petrolio, bruciando gas, a quel punto sto facendo quello che si chiama greenwashing. Ho la macchina di idrogeno, però di là, nella green factory, che chiamano green ma non è così green, sto producendo idrogeno inquinando più di quello che si faceva con la macchina. Quindi bisogna stare molto attenti a come questi fondi vengono utilizzati. E io vi invito a stare attentissimi e a punzecchiare noi che stiamo spendendo quei soldi. Perché lì è chiarissimo come bisogna spendere. È scritto lì, vedete quegli 8 punti? Aumentare l'ambizione climatica, cioè ridurre le emissioni di CO2 del 55% nei prossimi 8 anni. Azzerare le emissioni del 2050. Io nel 2050 avrò, se ci arriverò, speriamo, 82 anni, sarò un vecchio rimbambito. Voi invece sarete giovanissimi e voi dovrete, spero, avere un paese a zero emissioni. Starete pagando i debiti che noi adesso stiamo spendendo del PNRR, però se li pagate e avete un paese migliore, quella è una buona spesa, ok? E che dobbiamo fare? È scritto lì, aumentare l'ambizione climatica, ridurre l'inquinamento, farm to fork, importantissimo. Nel Teramano, nel Chietino, nel Pescarese, noi abbiamo i prodotti agricoli migliori al mondo. L'olio nostro, il vino nostro, non ha paragoni, i prodotti agricoli nostri non hanno paragoni. Comprare dai produttori locali, farm to fork significa quello, chilometro zero. E così via, energia pulita. Se non si rispettano quei parametri con cui ci hanno dato i soldi, avremo fatto un cattivo uso dei soldi. Avremo fatto noi e purtroppo pagherete voi. Per cui state attenti e teneteci d'occhio. Ultima riflessione, non posso non esimermi di parlare di guerra. Sapete, alla COP di Parigi tutto ciò ruota attorno al fatto che dobbiamo tenere la temperatura del pianeta sotto 1,5 gradi, ok? Questa è una simulazione di ciò che provoca una piccola guerra nucleare con emissioni di solo 5 teragrammi. Fa cambiare la temperatura di quasi 1,2 gradi, ci vogliono 10 anni per riportare la temperatura a quella che è. Una guerra mondiale tra Stati Uniti e Russia,
Vedete, la linea rossa fa cambiare la temperatura di 10 gradi. Noi abbiamo visto in Abruzzo negli ultimi 100 anni la temperatura è aumentata di 2 gradi, qui cambierebbe in un secondo di 10 gradi. Quindi sarebbe una catastrofe pazzesca. Per cui io chiudo, ho aperto col Nobel a Parisi, col il re dei Nobel, con questa frase qui che faccio mia e vi invito a fare vostra, cioè la guerra non può essere umanizzata, deve essere solo e esclusivamente abolita. Grazie. Davvero grazie. Davvero grazie, grazie di questo intervento, veramente. Allora, adesso c'è un collegamento, faremo un collegamento con la professoressa Serena Gabrielli, che è una docente dell'Università di Camerino, è un chimico e ci farà un intervento sulla economia circolare e chimica, la forza degli slogan, quindi come l'economia circolare quindi è collegata alla chimica. Professoressa, mi sente? Ci siamo, sì. Vero? Possiamo voi iniziare? Mi sentite? Sì, sì. Ah, volevo precisare che ci sono anche degli studenti dell'Università di Camerino che seguono anche la professoressa in questo intervento. Perfetto, grazie, grazie. Allora, vedete la sì, possiamo. Sì, 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 va bene, va bene. Perfetto. Grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio la professoressa De Amicis per la cura con cui diciamo mi ha accolto diciamo nella vostra scuola ma anche nella vostra regione, perché io sono fuori regione, ma come è stato ben esposto questa mattina viviamo tutti nello stesso mondo. Mi presento un attimo, io sono una docente ricercatrice dell'Università degli Studi di Camerino e sono un chimico puro. Perché oggi perché è molto importante fare di interventi, perché noi siamo volti a questo tipo di interventi, quello che riguarda l'economia circolare e la chimica, perché molto spesso, come diceva anche il professor Di Carlo, ci sono molti slogan, no? molti articoli di giornale, e quindi quello che io vorrei farvi arrivare oggi, che giustamente ho visto nel video di questa mattina, è ponetevi delle domande. La plastica è davvero il materiale del XXI secolo? Questa, diciamo, la storia vincente, il perché, quindi siamo ancora nell'ambito delle domande, avviene tramite la formazione. Parte dai vostri docenti, dalla vostra formazione, quindi alle scuole superiori, e arriva attraverso la scoperta di nuove conoscenze, trasferimento di conoscenze e trasferimento di queste conoscenze all'università. E ricordate che soltanto questa partnership ci permette, quindi formazione e ricerca, di costruire quello che sarà poi il vostro futuro. E perché no, quello dei miei stessi figli. Volevo un po' racchiudere con questa slide, che è appunto quella dell'economia della ciambella, quello che è stato detto un pochino questa mattina. Mi sento quasi in dovere di racchiuderlo, perché avete bisogno di metabolizzarlo in realtà. È l'economia della ciambella, Kate Raworth scrive questo libro, viene tradotto anche in italiano, e individua due confini, cioè un confine interno che riguarda un po' quelle che sono le dimensioni sociali, quindi le nostre, e un confine esterno che è relativo ai limiti ambientali. Tra questi due confini si estende un'area che è chiamata spazio operativo sicuro per l'umanità. Questa mattina avete sentito parlare tanto di l'uomo e tutela dell'ambiente, ma in realtà si parla di sinergismo, l'uno non esclude l'altro. E questo libro ve lo consiglio, nel senso che parla di 7 mosse per uno sviluppo sostenibile, come cambiare obiettivo, quindi non pensare più all'economia, ma pensare di più a quella che è la formazione e alla ricerca, avere una visione globale e non specifica e selettiva, coltivare la natura. Voi avete parlato oggi è la giornata mondiale della terra, coltivare la natura significa che se noi poi, come vedrete, ne parlerò, vogliamo utilizzare delle fonti rinnovabili, non possiamo disboscare la foresta amazzonica. Dobbiamo andare ad utilizzare, ad esempio, quelli che sono gli scarti urbani, gli scarti forestali, perché le potature ci sono sempre. Se vogliamo utilizzare dei materiali lignocellulosici, lo possiamo fare, ma da scarto.
Nel momento in cui abbiamo tantissima plastica, la dobbiamo riutilizzare o riciclare, vedremo qual è la differenza. Poi, per me, i tre punti più importanti sono comprendere, progettare e creare per rigenerare. Comprendere la comprensione, la formazione, parte da voi, parte da noi, quindi istituti tecnici, perché no, ma anche licei. In questo momento particolare sono con voi, parlo dell'istituto tecnico, ma io vengo da un istituto tecnico, quindi abbiamo una formazione molto molto specifica. Progettare una volta previa comprensione e creare per rigenerare, quindi riuso o riciclo. Come diceva il professor Di Carlo, impatto climatico zero, l'European Green Deal parla di impatto climatico zero nel 2050. Io parlerei più di riduzioni, cominciamo da step by step, cominciamo dalla riduzione entro il 2030 del 55% delle emissioni, per poi pensare e sperare di arrivare nel 2050 a impatto climatico zero. Come si può fare questo? Si deve fare con cognizione di causa. Perché vi dico questo? Perché gli slogan, cioè la forza degli slogan, questa frase che ho messo all'inizio, dobbiamo stare attenti a quello che è l'equilibrio, a quella che è la sinergia, sempre, 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 sempre. Nasce l'APEPAC, la pellicola che viene dalla cera d'api, perché voi in questo momento di guerra, in questo momento post-pandemia che ancora non è realmente finita, non si sente più parlare di un mondo plastic free. Ecco perché la domanda, ma noi abbiamo bisogno della plastica? Sì, ragazzi, ma con cognizione. Noi dobbiamo cercare di capire come possiamo andare a riciclare la plastica, a riutilizzare la plastica, a sostituire dei reagenti chimici che prima venivano da fossili e adesso possono venire da fonti rinnovabili. Ok? Questa APEPAC nasce perché si vuole sostituire PE, la classica pellicola che voi mettete sopra i piatti quando ci sono degli avanzi. È perfetta per portare un panino a scuola, la frutta in ufficio, fargli evitare un impasto, ma l'apicoltore ben sa perché l'ape è in grado di secernere la cera d'api, perché l'ape produce la cera d'api. Perché il topo è ghiotto di miele, quindi cerca ed entra all'interno dell'alveare per andare a mangiare il miele, e l'ape si deve difendere. Si difende con che cosa? Con la cera d'api. All'interno della cera d'api è presente una sostanza che è in grado di imbalsamare il topo per far sì che non si abbia un'invasione batterica e microbiologica all'interno dell'alveare, e quindi la morte completa dell'ape regina. Quindi se questo deve essere, questa cera d'api deve essere puri, siamo sicuri che l'utilizzo della cera d'api sia a impatto zero, se la vogliamo utilizzare per gli alimenti e se la vogliamo utilizzare in cosmetica? Quindi pensate, se fatevi delle domande, siamo realmente a riduzione di impatto? Nascono due libri, altri due libri, vi parlo di altri due libri, Il paradosso della plastica, fatti per un futuro migliore. Quello che vedete sotto è il Plastic and Sustainability, dove in realtà definisce il grey come il nuovo green, cioè il grigio in realtà, perché per parlare di green ancora siamo all'inizio, siamo veramente all'inizio. Parlare di chimica verde è ancora un'utopia, ma non perché è un'utopia, ci stiamo lavorando, ma voi siete il nostro futuro. Mediante la formazione, mediante la vostra formazione che deriva dai vostri professori e da noi, saremo in grado un giorno di passare al green. Ma non ci siamo totalmente. Pensate un po' alla carta. Come viene prodotta la carta? Noi prendiamo l'albero, sradichiamo un albero, maciniamo il legno per estrarre la polpa. Ancora questo processo è molto, non c'è molta avanguardia su questo processo. Quindi il legno, la polpa di legno viene sbiancata con prodotti chimici molto invasivi e lavorata consumando una grande quantità di acqua acida. Paradossalmente, se voi pensate a tutto questo processo, la carta non risulta poi così verde, perché il processo per ottenerla ha un forte peso sull'ambiente.
Ancora, il professor Di Carlo parlava delle microplastiche. Anche noi stiamo lavorando con un collega dell'Università di Camerino sulla caratterizzazione, perché io vengo comunque da una formazione, io sono un chimico organico di base, volto poi alla chimica dei materiali, e ci occupiamo soprattutto di caratterizzazione. Quindi le microplastiche, cioè la plastica nell'oceano c'è, davvero, come dice il professor Di Carlo. Però l'allarmismo che è stato messo, che è, cioè il problema della plastica c'è ed è innegabile, ma l'allarmismo ha portato due ricercatori svedesi a pubblicare su Science un qualcosa che poi è stato tradotto in italiano, se non ricordo male, sul Corriere della Sera o sul Messaggero, adesso non ricordo il giornale, come un oceano di plastica, dove questi ricercatori dicevano che c'erano queste isole di plastica in mezzo all'Oceano Pacifico. Dopo una serie di diatribe con la comunità scientifica, appunto quest'ultima ci ha messo poco a capire che era una fake news, perché adesso le conoscete in questo modo, e a scoprire che qualcosa non quadrava. Tra il presunto furto dei dati, le accuse di invidia alle commissioni, praticamente la vicenda si è conclusa nel 2017 con il ritiro di questo studio per disonestà scientifica. Ritorna il punto interrogativo. Quando voi leggete qualcosa, dovete essere consapevoli, dovete farvi delle domande, dovete essere consapevoli del fatto che ci sono a volte delle condizioni che esulano da quella che è la comunità scientifica, tra virgolette, quindi l'allarmismo ad esempio, che tendono un po' a distorcere in realtà quella che è la verità. Nel 2017 poi Matthew McLeod se ne esce con un articolo dove dice che le microplastiche, considerate che io ho un corso con questo, sulle microplastiche proprio per, con questo mio collega dell'università, la microplastica viene all'interno dell'ambiente marino tal quale, oppure si produce da plastiche, diciamo, più grandi che permangono per molto tempo all'interno del mare. Ed introduce McLeod un concetto, quello che è il concetto del confine planetario, che ha lo scopo di indicare e definire una serie di limiti che l'intera umanità deve tenere in considerazione necessariamente per far sì che non vengano distrutti tutti gli ecosistemi che regolano l'ambiente. Lui dice, è vero, io ci sono le microplastiche, però ancora adesso c'è un'incertezza, dobbiamo ancora confrontarci, c'è ancora ignoranza, e passatemi il termine ignoranza, relativamente a quello che è il possibile impatto dell'invecchiamento della plastica su quello che è l'ambiente marino. Quindi c'è tanto lavoro da fare, e il tanto lavoro da fare viene da noi come formazione, da voi che siete il futuro. Quindi il rifiuto, lui specifica proprio, il rifiuto della plastica è sicuramente la soluzione meno opportuna. Abbiamo delle alternative? Sì, ci sono delle alternative. Però l'importante è trovare sempre quello che si chiama equilibrio, quella che si chiama sinergia. Ancora, vi faccio un altro esempio, le borracce di alluminio. Greta Thunberg dice eliminiamo la plastica, mondo plastic free, utilizziamo le borracce d'alluminio. Ma sapete quanta energia serve per estrarre l'alluminio dalla bauxite? È un processo ambientalmente ad impatto molto negativo. Inoltre, l'alluminio non è essenziale per il corpo umano. A noi servono il sodio, servono il potassio, ma l'alluminio, nel momento in cui bioaccumula, è tossico e anche neurotossico. Allora che cosa si fa per far sì che non ci sia il cambiamento delle bevande e neanche pericolosità per l'uomo? Si smalta la borraccia. E smaltare l'interno della borraccia che cosa significa? Un'altra domanda. Significa fare uno strato di plastica. Quindi non è vero che la plastica non serve. La plastica deve essere pensata. Greta Thunberg ci parla del basta l'usa e getta. Ma getta dove? Qual è il problema della plastica? Il problema della plastica non è la plastica stessa, è l'uomo, è la maleducazione dell'uomo, l'ineducazione dell'uomo. Perché la plastica all'interno del mare non ci arriva mica da sola.
Quindi nel momento in cui dobbiamo gettare una plastica, dobbiamo pensare al riciclo, quindi al recupero di questa plastica, per far sì che essa possa essere appunto riciclata e riutilizzata. Ma tutto questo lo facciamo grazie alla natura. Lo facciamo grazie alla natura, perché dove la natura finisce di produrre le sue specie, inizia l'uomo a cambiare queste specie, tra virgolette, in armonia sempre con le leggi della natura, e a creare un'infinità di nuove specie. Il chimico, voi, lavora per migliorare, seguendo sempre quello che è il principio della green economy e delle 3R. Ridurre, riusare, riciclare. Quali sono delle valide alternative? Abbiamo parlato di riciclo, poi vi farò vedere una cosa, un lavoro appunto su cui abbiamo lavorato, ma una valida alternativa sono le fonti rinnovabili. Vi spiego perché. Noi adesso i reagenti chimici li otteniamo dal petrolio principalmente. Quindi significa petrolio, estrazione, in raffineria, produzione di reagenti chimici, di materie plastiche, consumatore, emissione di CO2. E questo è il processo. Ma da dove viene questo petrolio? Viene dalla biomassa, ok? La biomassa quanto ci mette a ritornare ad essere petrolio? 1 milione di anni. Allora, se noi utilizziamo la stessa biomassa per più o meno seguire lo stesso processo, e non la chiamiamo raffineria, ma la chiameremo bioraffineria, non cambia quasi nulla, noi possiamo riprodurre questa biomassa nell'arco di 10 anni. Ma non è che possiamo disboscare l'intera foresta amazzonica, non è che possiamo prendere il vostro parco fluviale, disboscarlo tutto e prendere il materiale lignocellulosico che ci serve per creare nuovi reagenti chimici. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo andare a selezionare, a pensare quelli che sono gli scarti urbani, forestali, che fondamentalmente adesso come adesso non ci fa niente nessuno, vengono bruciati. Per prendere che cosa? Possiamo prendere la cellulosa è fatta da tante unità di glucosio, lo sapete, glucosio, possiamo trasformarlo in acido aldarico, in acido muconico, permettetemi di fare anche un po' di chimica. Dall'acido muconico possiamo ottenere l'acido adipico, l'acido treftalico che serve per produrre il PET, quindi possiamo fare poliesteri, possiamo fare poliammidi, suole di scarpe, vernici. Questi sono polimeri termoplastici derivanti da fonti rinnovabili. Otteniamo tantissimi reagenti chimici anche dalla lignina, ma anche da altre cose che in realtà poi entrano in quello che è il profilo alimentare, ok? Ma lo possiamo fare? E qui entra in gioco un'altra domanda. Mangiare o nuovi materiali termoplastici? Qui l'Unione Europea è fissa, ha dato un punto fisso. Non si entra all'interno della filiera alimentare. Perché il bioetanolo ancora non ha preso piede? Perché la maggior parte del bioetanolo viene dal mais. Facciamo un piccolo ragionamento. Se io uso il mais per fare il bioetanolo e sappiamo quante macchine ci sono al mondo, ok? E quindi quale sarebbe il fabbisogno di bioetanolo? Se io dovessi utilizzare degli appezzamenti di terra per coltivare il mais, per farne poi il bioetanolo, quanto ci verrebbe a costare in questo famoso 2050 un chilogrammo di mais che serve per il nostro fabbisogno alimentare? E questo è giustissimo. Ecco perché si parla di scarti. Concludo facendovi vedere un po' quello che ho fino adesso ho inteso, cioè la natura è il supremo architetto per costruire il futuro. Parliamo un po' della foglia di loto, no? La foglia di loto ha proprietà self-cleaning. Vedete questa pallina di acqua che ha una forma quasi perfettamente sferica. Quindi degli studi sono stati fatti a vedere per quale motivo sulla foglia di loto, anche se si trova su superfici, no? Immerse in acque fangose, il loto si mantiene pulito. Perché? Perché la bagnabilità di questa superficie è molto bassa. Con analisi di microscopia elettronica a scansione si può andare a vedere qual è la morfologia di questa e la rugosità di questa foglia che ci permettono appunto, che gli permettono di avere questo tipo di proprietà di self-healing.
Quindi noi siamo andati a studiare insieme a delle aziende, un'azienda in particolare del Maceratese, un lavello con protezione ultra clean. Questo praticamente è un, si chiama Easy to Clean, questo lavello, con ridotta bagnabilità, perché che cosa succede? Vi faccio vedere, vi faccio subito vedere. Questo è un video, spero che lo vediate, di un lavello dove non c'è questa, questo additivo legato covalentemente che permette appunto una riduzione della bagnabilità. Vedete come la goccia rossa rimane proprio attaccata alla superficie. Quando invece prendiamo questo lavello Easy to Clean, guardate che cosa succede. La bagnabilità è talmente tanto ridotta da non avere residui sul lavello. Questo perché è importante? Ci sono due cose importanti. Uno, che il sistema, adesso spiego, due cose sono importanti. Uno, che questo permette la riduzione di una quantità abnorme di casalinghe come me che vogliono il lavello pulito. Quindi la quantità, l'utilizzo abnorme di detergenti per cercare di tenere puliti questi lavelli, perché comunque io sul lavello ci attacco, cioè ci appoggio le cose da mangiare, noi tutti lo facciamo. E oltre a questo, e poi diciamo, vi dico qual è il concetto che abbiamo preso in considerazione, all'interno di questi lavelli sono presenti anche delle nanoparticelle, anch'esse legate covalentemente di biossido di titanio, che hanno proprietà fotoattive, quindi sono in grado a determinate lunghezze d'onda di andare a degradare le sostanze organiche presenti sulla superficie. Anche qui ancora abbiamo una riduzione di quello che è l'impatto ambientale dovuto ai detergenti che andremo ad utilizzare invece per appunto tenere pulita questa cucina della casalinga. Un'altra cosa è relativa al riciclo della gomma vulcanizzata. Sapete che la pianura padana praticamente ha un'estensione immane di pneumatici in disuso, e il problema della gomma vulcanizzata è veramente tanto grande, perché adesso come adesso i pneumatici vengono utilizzati soprattutto per produrre tanta energia, quindi vengono bruciati nei cementifici o negli altoformi per produrre energia. In realtà diciamo, una volta che si hanno questi scarti di gomma si può ottenere del polverino di gomma che può essere riestruso per ottenere della gomma devulcanizzata, e da questa gomma devulcanizzata questa può essere reintrodotta all'interno del materiale vergine per creare dei profili gomma che sono i classici profili che avete negli infissi in alluminio, e anche la gomma EPDM che avete nelle guarnizioni delle lavatrici. Quindi chiedetevi sempre di che cosa è fatto un materiale, siate curiosi, siate sempre curiosi. Come si può fare? Che cosa può fare il chimico qui? Può formarsi per capire che cosa significa vulcanizzazione, che significa appunto legare insieme due collane di perle, due macromolecole, studiare selettivamente quelle che sono le tecniche per caratterizzare, per capire se questo legame si è formato o si è rotto tramite la spettroscopia IR, e quando ha capito come funziona la vulcanizzazione, capisce anche che questi ponti di solfuro possono essere rotti, ma in realtà si riformano altrettanto velocemente. Allora viene sviluppato, sempre in collaborazione con l'azienda, un processo termomeccanochimico, quindi noi abbiamo aggiunto un agente devulcanizzante che ha permesso la rottura selettiva di questi legami, e a quel punto adesso l'azienda quasi che viene pagata per prendere degli scarti, perché è in grado di rimettere la gomma vulcanizzata all'interno della gomma vergine fino a un 50%. Ecco qua che parliamo di riduzione dell'impatto ambientale, perché nel momento in cui andiamo a bruciare la gomma, la quantità di CO2 nell'aria, la quantità di monossido di carbonio, di biossido di carbonio nell'aria è tantissima. Ci sono i filtri, vengono controllati dall'ARPA Abruzzo, dall'ARPA Marche e da tutto il mondo, ma in realtà le emissioni di CO2 sono elevatissime. Quindi perché no riutilizzare questi materiali fino a che non arriviamo proprio alla fine? Cioè alla fine devono andare in discarica, alla fine devono essere utilizzati per produrre energia. Quindi qual è la chiave di volta? La chiave di volta è l'economia circolare, il passaggio da un'economia lineare a un'economia circolare.
tramite il riciclo. Che cosa significa riciclo? Significa spezzettare, quindi voi avete una lunga catena di perle, tagliate tutte queste perle e prendete quelle perle e ci fate qualcos'altro, ok? Questo è il cosiddetto polymer to polymer approach. Quindi prendete un polimero, lo spezzettate tutto e ci fate un altro polimero, ok? Il Politecnico di Milano, per esempio, ha utilizzato l'EVA, che viene utilizzato per le scarpe superleggere o per materiale EVA superleggero, per fare dei flaconcini per i medicinali. Quindi gli ha dato anche un valore aggiunto a questa plastica EVA. Oppure riutilizzate. Il PET viene utilizzato filato per produrre pile, ad esempio, il PET delle bottiglie. Riutilizzare significa prendere questo materiale e rifarci qualcosa senza proprio, depolimerizzarlo, ma mantenendo comunque la natura di quello che è il polimero. Io concludo dicendo che dovete pensare a una cosa, farvi delle domande sempre e non pensare, cioè è pazzo pensare di ottenere cose diverse quando si segue sempre la stessa logica. Cercate di pensare fuori dalle righe, ok? Solo così si può fare ricerca. Ringrazio la professoressa De Amicis, ringrazio tutto il corpo docente per l'aiuto che mi è stato dato. Mi scuso per non poter essere stata con voi questa mattina, ma purtroppo non posso fare lunghi viaggi. E vi concludo ringraziandovi per l'attenzione, ma anche per la fiducia. La fiducia che ho visto in voi dal primo video di questa mattina, la fiducia che avete nel futuro e in voi che potete cambiarlo. Grazie mille. Ringraziamenti, come ringrazio la professoressa per aver indicato anche il mio ruolo ricoperto all'Università di Teramo, quello di presidente del corso di studi di economia, perché chiaramente mi aiuta a dirvi brevemente qualcosa sull'università. Si è parlato molto di sostenibilità, il nostro ateneo è molto attento a questi aspetti, in particolare la nostra facoltà di scienze politiche nelle sue varie declinazioni nei corsi di studio ha un corso in itinere di turismo sostenibile, ha in animo di attuerà dal prossimo anno una specialistica sul management della sostenibilità, proprio per creare una figura che porti avanti anche delle policy in questa direzione. Io sono uno studioso di geografia economica, quindi sono molto attento ai riflessi territoriali delle questioni. Mi occupo di industria 4.0, di localizzazione industriale. Quando l'invito mi è stato rivolto, ho pensato subito che un istituto tecnico con i suoi studenti trova proprio il core business, diciamo, del proprio interesse nell'attivarsi in quello che sarà il futuro dell'industria 4.0, quindi con tutte le competenze che saranno necessarie per realizzare questa rivoluzione digitale che tra poco cercherò di definire. Definirò anche un'economia circolare, richiamerò brevemente perché i colleghi che mi hanno preceduto hanno già dato decenni al riguardo.
Mi limiterò poi a dare una piccola indicazione su quella che è l'organizzazione territoriale di quello che è il piano 4.0, che è partito qualche anno fa e che ha avuto delle evoluzioni a seconda dei governi che si sono succeduti. L'obiettivo, provo è proprio appunto quello di trovare connessioni tra l'industria 4.0 e l'economia circolare, temi che, come avete sentito, molto attuali, di un'intensità nella sua presenza sia nella comunità scientifica, ma, come abbiamo visto, anche tra gli operatori, tra i decisori politici e così via. Si tratta di occuparsi in questo caso, chiaramente io vi riporto il caso del settore industriale, dove si stanno configurando questi due paradigmi in grado di trasformare e innovare il mondo della manifattura, quindi della produzione, che, come sapete e come chiaramente potete prevedere, ha degli impatti sul territorio nel momento in cui il prodotto è obsoleto e quindi vi è la necessità di sostituirlo con altri prodotti. E la questione che volevo sottoporvi è proprio riassumibile in alcuni quesiti, cioè vedere se le tecnologie abilitanti, cioè le tecnologie previste dell'industria 4.0, possono poi veramente contribuire a fare economia circolare, possa essere un facilitatore dell'economia circolare, se l'economia digitale sia anche circolare e se la sinergia tra tecnologie digitali di ultima generazione e modelli di produzione di produzione chiaramente circolare potrà ridefinire le strategie localizzative delle imprese industriali, e questo avrà anche degli effetti nel famoso fenomeno del reshoring, cioè del rientro di alcune produzioni all'interno dei paesi che tradizionalmente le producevano, nella fattispecie il nostro paese, che ha avuto e ha tuttora un ruolo fondamentale nell'ambito manifatturiero. Chiaramente la geografia industriale parte da lontano, noi dobbiamo arrivare a spiegare perché parliamo di industria 4.0, perché abbiamo sostanzialmente una quarta rivoluzione in atto, quindi siamo partiti dalla prima rivoluzione industriale, una seconda rivoluzione industriale, una terza rivoluzione industriale. Ho fatto delle slide per alleggerire le questioni, ma per sintetizzarle. Partiamo nel 1784 con la prima tipologia, la nascita della macchina a vapore, 1870, 1970 e poi 2011, data che alla fiera di Hannover, che poi citerò, rappresenta appunto un momento da cui far partire sostanzialmente questo tipo di rivoluzione. Quindi utilizzo di una combinazione di tecnologie atte a favorire una produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa, chiaramente dalle possibilità che internet ci consente. Ecco la prima rivoluzione industriale con la macchina a vapore, con il telaio a vapore, abbiamo la seconda rivoluzione industriale con la meccanizzazione spinta dei processi produttivi, con l'avvento del modello fordista-taylorista, qui abbiamo Henry Ford che appunto stravolge, quindi effettivamente porta e conduce ad una rivoluzione effettiva che poi ha portato ad un modello che è stato adottato in tutto il mondo, in parecchie parti del mondo, diciamo così. Poi la terza rivoluzione industriale, l'era dell'informatica, che sappiamo poi arriva al personal computer, passando da strutture molto impattanti, diciamo molto ingombranti, a situazioni chiaramente sempre più efficaci, più efficienti e più agevoli. Arriviamo con la quarta rivoluzione industriale, dove abbiamo la necessità di richiamare queste tecnologie abilitanti. Che cosa sono le tecnologie abilitanti? Probabilmente i miei colleghi che vi insegnano sicuramente vi avranno parlato di questo, quindi sono strumenti, dispositivi e risorse interconnesse tra loro e con la rete internet. Scusate, che grazie a questa interazione permettono alle imprese di migliorare i processi, creando al contempo il valore aggiunto necessario per generare un vantaggio competitivo. Quindi siamo di fronte a questo fenomeno che chiamiamo industrie 4.0 dal tedesco, perché vi dicevo ad Hannover, noi abbiamo alla fiera di Hannover nel 2011 abbiamo per la prima volta la comparsa di questa espressione.
Negli anni successivi il lavoro di alcuni ingegneri tedeschi arrivano alla definizione di un report, elaborando, diciamo, delle linee che richiedevano un sostegno anche politico relativamente proprio al piano industria, ai piani 4.0, che avrebbero poi riguardato i sistemi produttivi dei rispettivi paesi. E nel nostro paese, come sapete, il famoso piano Calenda è il primo piano industria 4.0 che è stato adottato appunto dal nostro paese. Ma come vedete, in tutto il mondo, in gran parte del mondo, ci si attiva a cavallo di questi anni. Siamo dal 2011, come abbiamo detto, ma anche 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, grosso modo, abbiamo sostanzialmente che i paesi più importanti si attivano adottando dei piani nazionali. Quindi per prima la Germania, vedete, con Industria 4.0, e poi successivamente anche gli altri paesi si sono allineati, perché si tratta di una sfida non rinviabile, perché, come spero posso, vi potrò così comunicare, questi elementi sono importanti anche per arrivare alle nostre questioni di tutela ambientale e di sostenibilità. Quindi abbiamo il ricorso a queste tecnologie abilitanti, quindi abbiamo robot collaborativi interconnessi, abbiamo la manifattura additiva con la stampa 3D, abbiamo la realtà aumentata a supporto dei processi produttivi, abbiamo l'Internet of Things, la cyber security, i big data e così via. Quindi elementi che vedremo anche in alcune slide. Sono tutte tecnologie, come vedete, in grado di trasformare il modo di produzione industriale, grazie alla fusione di questa tecnologia digitale e di internet con la manifattura tradizionale. Qui abbiamo un riferimento al Piano Nazionale Industria 4.0 e qui ho sintetizzato, riprendendo una slide che appunto sintetizza quali sono i vari aspetti fondanti e tecnici di questo piano nazionale e quali sono gli strumenti. Abbiamo i robot collaborativi, le stampanti 3D, la realtà aumentata, la simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi, l'integrazione delle informazioni lungo la catena del valore dal fornitore al consumatore, la comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti, la gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti e poi la sicurezza, la cyber security, come dicevamo prima, durante tutte le operazioni in rete e su sistemi aperti. E poi chiaramente vi è tutto il mondo dei big data, che deve essere chiaramente interpretato oltre che immagazzinato e diciamo assicurato da eventuali frodi e acquisizioni esterne. La realtà aumentata, sottopongo solo alcuni degli elementi di cui ho appena elencato, quelli più ritengo significativi. Intanto la realtà aumentata, vedete, attraverso un tablet posizionato sopra ad una componente meccanica, si possono avere informazioni aggiuntive rispetto a quello che si sta così osservando. E questo riguarda un tablet, ma può riguardare, vedete, occhiali intelligenti, specchi speciali, riviste interattive, parabrezza che ti guidano nel traffico, quadri che prendono vita. Quindi con questo tablet o con uno smartphone noi possiamo quindi visualizzare sul display qualsiasi tipo di informazione che intendiamo mettere a disposizione dell'operatore, del tecnico, di colui il quale sta lavorando su un certo prodotto. Quindi l'overlay, la sovrapposizione, è il principio guida della realtà aumentata. Abbiamo altre considerazioni sulla realtà aumentata e qui vi è l'esempio nella fotografia degli smart glasses, cioè questi occhiali che appunto consentono di visionare uno schermo virtuale con cui si può acquisire una serie di informazioni. Momento centrale è l'Internet of Things, quindi il collegamento tra macchine che avviene in via virtuale, in maniera digitale, quindi non con un collegamento fisico. E questo ci permette di controllare operazioni produttive e allo stesso tempo poter intervenire anche in situazioni molto distanti da dove stiamo operando. Quindi l'Internet delle cose si basa su tre proprietà: la connessione simultanea di oggetti inanimati e di persone, l'uso dei sensori che devono essere applicati chiaramente sulle componenti per poterle poi gestire,
E questa collocazione di sensori ci consente anche una tracciabilità totale, quindi tenere anche conto di una serie di performance che poi vengono classificate e poi studiate successivamente. La rete 5G la conoscete, questo comporterà non solo di migliorare la velocità di trasferimento dell'informazione, ma garantirà un minor consumo energetico, l'affidabilità maggiore e chiaramente una serie di migliorie che chiaramente andranno a qualificare quello che già esiste. Gli altri momento fondamentale è il big data e soprattutto il big data analytics, quindi tecniche di gestione di grandissime quantità di dati attraverso dei sistemi aperti che permettono anche momenti di previsione e di predizione delle situazioni. E l'elemento importante di questi big data che vi sottolineerei è che intanto certamente siamo in presenza di una quantità di dati notevole. Chiaramente essi provengono da, come sapete, dai telefoni, dalle carte di credito, dalla televisione, dai dispositivi informatici necessari per le applicazioni dei computer, dalle infrastrutture intelligenti delle città, fino ai sensori poi montati sugli edifici, sui mezzi di trasporto pubblici e privati, anche in agricoltura ci sono applicazioni di questo tipo per monitorare le produzioni e così via. Tuttavia il problema è la quantità, nel senso che c'è un problema poi di gestione, quindi la vera rivoluzione a cui ci si riferisce parlando di big data non è la quantità, che comunque esiste, ma è la capacità di usare tutte queste tipo di informazioni. Quindi sono molto richieste le competenze in questa direzione, quindi gli esperti che possano così cercare di governare i dati e dare informazioni utili chiaramente al mondo della produzione e non solo, chiaramente. Abbiamo una risposta del computer. Un altro elemento centrale è la manifattura additiva, quindi ci sono, come sapete, le stampanti 3D che sono utilizzate nella produzione e queste hanno nuove soluzioni e nuovi impieghi, e le quali stanno proprio rimodellando la mappa dei suoi settori di applicazioni a livello planetario. Come sapete, qui c'è una tecnica di adduzione, quindi di addizione degli elementi, e quindi è chiaro che ci sarà, e lo dirò più avanti, un addentellato con l'economia circolare. Il Piano Nazionale Industria 4.0 prevede tante cose, e chiaramente passo oltre per non appesantire la mia comunicazione, ma se avete, diciamo, interesse ad approfondire questi aspetti, chiaramente posso mettere a disposizione quello che mi chiedete. Ci tenevo a fare un piccolo flash per delinearvi quali sono le professioni 4.0, nel senso che ve le faccio solo vedere quantitativamente, non scenderò chiaramente nel dettaglio, ma come vedete sono professioni che non esistono fino adesso, nel senso che si stanno affermando e che non esistevano fino a poco tempo fa. E quindi, come sapete, il mondo del lavoro subirà delle notevoli trasformazioni e soprattutto voi che siete studenti di tecnologie più innovative troverete certamente spazio in questo campo. Un campo che cerca di essere anche politicamente seguito attraverso quel piano di cui vi facevo riferimento, e il nostro territorio è stato qualificato con delle presenze dei cosiddetti Digital Innovation Hub e i Competence Center, i quali hanno proprio la competenza di dare delle informazioni e di guidare gli imprenditori che decidono di intraprendere questa attività produttiva, cioè di trasformare i loro processi produttivi. È chiaro che chi non si allinea certamente perderà la competizione. Quindi Digital Innovation Hub e Competence Center. Per agevolarvi, pensate a un medico di famiglia, un medico specialista. Il medico di famiglia accoglie l'imprenditore per sapere quali esigenze ha, che problematica ha. Nel momento individuata la problematica, il Digital Innovation Hub, i responsabili, guidano e indirizzano verso i Competence Center, dove lì troveranno degli approfondimenti degli specialisti e delle riproduzioni anche degli ambienti di lavoro che l'imprenditore potrà osservare direttamente, quindi da cui potrà attingere la sua esperienza formativa. In Italia ne abbiamo diversi, sono distribuiti sul territorio, qui abbiamo una somma tra Digital Innovation Hub e Competence Center,
Per facilitare la lettura, gli ho elencati i centri di competenza, e vedete il CIM 4.0, il MAID del Politecnico di Milano, il BIS, l'ARTES, lo SMAC dell'Industria 4.0 del Federico II, la START 4.0 del CNR ma con l'Università di Genova, e il CIP, il Cyber 4.0 dell'Università di Roma, La Sapienza. Ho avuto la possibilità di conferire con il collega Marco Taic del Politecnico di Milano in un incontro della Digital Week che a Milano si fa annualmente e si faceva chiaramente in presenza prima della nota pandemia. Ebbene, da questo contatto ho appreso che esiste una situazione di circa 25.000 metri quadri di stabilimento dove è possibile vedere tutte le componenti di una fabbrica che sono state ricostruite per poter formare gli imprenditori. Al piano 4.0 segue, come sapete, il piano transizione 4.0, non mi soffermo su questo perché si tratta di una continuazione del piano 8.0. Arriviamo all'economia circolare. L'economia circolare è un modello di produzione e consumo. Cosa implica questo modello di produzione? La condivisione, il prestito, il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e il riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più lungo possibile. E quindi in questo modo noi riusciamo ad estendere il ciclo di vita dei prodotti, come diceva la collega che mi ha preceduto, quindi contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Quindi una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti laddove possibile nel ciclo economico. Quindi si possono riutilizzare all'interno del ciclo produttivo generando ulteriore e direi nuovo valore. È stato già proiettato questo grafico dove abbiamo appunto una schematizzazione delle fasi che dovrebbero essere tenute in contatto, in collegamento per un processo di economia circolare. Vedete che si parte dall'acquisizione delle materie prime, si passa dalla progettazione alla produzione, alla rifabbricazione, alla distribuzione, al consumo, uso, riutilizzo e riparazione, alla raccolta e al riciclaggio. Quindi una catena molto appunto connessa che diciamo rappresenta un superamento dell'economia lineare. L'economia lineare, come sapete, è quella che si affida esclusivamente allo sfruttamento delle risorse, che chiaramente non è più un'opzione praticabile. E quindi in questa direzione, adesso vedremo anche un esempio, uno dei primi esempi in Europa è l'ecosistema industriale di Kalundborg. Ebbene, questo è un caso esemplificativo di simbiosi industriale, quindi non abbiamo la simbiosi naturale, sappiamo che cos'è. In industria il principio è lo stesso, c'è questo collegamento in rete da parte nella filiera produttiva di un certo processo produttivo. Quindi in Danimarca è stato implementato un sistema industriale che opera secondo una rete di scambi di materie, delle materie seconde, scarti di produzione e forme di energia residue che poi incrementano l'efficienza dei singoli processi produttivi. Ciò conduce a una riduzione dei costi di produzione e l'impatto ambientale. E ho ripreso una esemplificazione quindi dal sito proprio della centrale per farvi vedere come il collegamento in rete sia estremamente diciamo connesso, dove la materia seconda, come si diceva, viene recuperata nella fase successiva in un processo continuo, dove vedete flussi di energia, di acqua e di materiali hanno tutti una diciamo convivenza, quindi evitando il più possibile la formazione di rifiuti industriali. La simbiosi industriale, quindi, dico soltanto quello in giallo, è quella che si realizza tra aziende e quindi prodotti di output di un processo diventano parte o addirittura tutti gli input per un altro processo successivo, quindi evitando quindi scorie negative ed impattanti. Per economia circolare cosa si intende? Si intende un approccio diverso ai modi di produzione, quindi i principi dell'economia circolare, un po' si è detto, contrastano con il tradizionale modello economico lineare, quindi
questo modello economico che si fondava su queste quattro parole: estrarre, produrre, utilizzare e gettare. Quindi il modello dell'economia circolare vuole rappresentare proprio un superamento di questo processo appunto lineare, e si parla proprio di un vero passaggio culturale, quindi un'adozione, una modificazione che il mondo dell'impresa tuttavia ha già preso in considerazione e che sta sviluppando. Perché è necessaria la transizione verso un'economia circolare? Siamo di fronte intanto a una limitatezza delle risorse, e quindi ci troviamo di fronte a un aumento della domanda di materie prime, e quindi di fronte a una carenza delle risorse bisogna ingegnarsi affinché queste risorse non vadano sprecate. E non dobbiamo dimenticare, come ci ha ricordato il collega dell'Università d'Annunzio, non dobbiamo dimenticare poi l'impatto sul clima, perché necessariamente dobbiamo contribuire alla riduzione di queste emissioni di CO2 che sono state ricordate. Numerosi vantaggi se riusciamo a fare questo, perché ne li vediamo in rosa: possiamo ottenere una riduzione della pressione sull'ambiente, possiamo avere più sicurezza circa la disponibilità di materie prime, possiamo avere un aumento della competitività di coloro i quali adottano queste tecnologie, possiamo avere un impulso all'innovazione e alla crescita economica, e anche un incremento dell'occupazione, quindi con nuove forme chiaramente però occupazionali e, come abbiamo visto, configurate, che si stanno configurando in questi ultimi anni. Con l'economia circolare anche i consumatori potranno avere anche prodotti più durevoli e anche innovativi, in grado di far risparmiare e migliorare la qualità della vita. Non mi soffermo sui dati, ma quello che mi interessava un pochino anche mettere in luce è questo rapporto, diciamo, tra industria 4.0 e economia circolare. Nel momento in cui le imprese che attuano processi innovativi in un'ottica di economia circolare, per farlo hanno bisogno di nuovi modelli di business e quindi hanno bisogno di innovazione tecnologica. Un ruolo chiave occupato quindi dalle tecnologie nell'ambito di industria 4.0, che comprendono molti degli aspetti che abbiamo visto prima, come la manifattura additiva o l'internet delle cose. Quindi attualmente il mondo è di fronte a questa quarta, che abbiamo definito quarta rivoluzione industriale o industria 4.0. Al contrario delle rivoluzioni che abbiamo visto prima, questa si basa sui fattori primari come l'automazione ai dati. Quindi l'industria 4.0, a differenza dei modelli industriali precedenti, contribuisce a minimizzare e a eliminare lo spreco con delle tecnologie che abbiamo visto, ma che possiamo vedere anche più avanti, che riguardano anche il design del prodotto, perché ormai costruire dei prodotti che siano poi riutilizzabili con dei costi accettabili, perché altrimenti il costo supera di smaltimento e di smontaggio delle componenti da riutilizzare diventa più costoso della produzione. E allora sei sono gli aspetti innovativi: ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare, riprogettare e rifabbricare, quindi le sei R della manifattura sostenibile, base dell'economia circolare. Per fare questo quindi sono fondamentali modelli di produzione circolari che sono, oltre al riciclaggio dei prodotti, il demanufacturing e il remanufacturing, operazioni cioè in cui i prodotti vengono disassemblati per recuperare materiali o componenti da riutilizzare in un nuovo processo produttivo. E qui chiaramente mi collego con la slide che avevo detto in precedenza, cioè la necessità anche di un design che possa poi consentire una costruzione di un prodotto facilmente smontabile. Come accennato, per far questo abbiamo bisogno delle tecnologie che vi ho ricordato poc'anzi. Un ruolo importante sono nella fase di smontaggio e di ricondizionamento il ruolo della robotica di ultima generazione. I robot sono fondamentali nell'operazione di smontaggio e ricondizionamento, soprattutto perché sono anche in grado di riconoscere le diverse tipologie di rifiuto
e di cambiare anche le fasi o la sequenza delle lavorazioni in base al tipo di prodotto da trattare. Quindi è fondamentale questo contributo. Cerco di sottolineare un altro aspetto, che è quello della stampante 3D. Come vi diceva, la stampante 3D è un esempio di quello che può essere il contributo dell'industria 4.0 all'economia circolare, perché la stampa 3D comporta un notevole risparmio di materia prima, dal momento che lavora per addizione invece che per sottrazione. Quindi prende delle fibre plastiche, ad esempio, come si diceva, e accumulandole crea degli oggetti che poi sono utilizzate in vari settori del vivere quotidiano. Quindi si parte, ad esempio, da un unico polimero della plastica, come il nylon, e si può produrre di tutto, da una tazza per il caffè, a un dispositivo medico, una protesi, chiaramente, e quant'altro. Chiaramente ci sono poi altre considerazioni che per motivo di tempo cerco adesso di bypassare. E arrivo alle delle riflessioni conclusive, che faccio un tentativo di riflessione, non delle conclusioni. Possiamo certamente dire che l'industria 4.0 potrebbe costituire un facilitatore per implementare l'economia circolare nelle imprese e schiudere possibilità inedite di sviluppo anche per le piccole e medie imprese, che per il momento sono ancora in difficoltà, visto anche il costo dell'implementazione, ma questa è la direzione. La maggior parte delle iniziative sono quelle riguardanti le imprese di grandi dimensioni, le multinazionali, quindi le grandi imprese che stanno introducendo le tecnologie abilitanti dell'industria 4.0 con l'obiettivo di ridurre determinati costi legati appunto all'uso non efficiente di risorse energetiche e di materiali, ai rischi di rotture delle catene del valore e così via. È chiaro che con le simulazioni noi possiamo evitare di costruire dei prodotti di prova che poi debbono essere testati e costruiti successivamente. Possiamo fare le nostre simulazioni, abbattere i costi e certamente anche migliorare la progettazione. Ha i vantaggi economici che l'impresa ha sicuramente con l'adozione di queste tecnologie, si aggiungono poi quei vantaggi connessi al contenimento dell'impatto ambientale, ma anche benefici relativi all'immagine e alla reputazione aziendale. Se ci avete fatto caso, le pubblicità che ormai in televisione stanno passando, che riguardano certe imprese, sono molto spesso sottolineanti proprio l'aspetto di tutela ambientale, il rispetto nel processo produttivo delle tematiche ambientali. E non a caso la decisione di introdurre queste innovazioni e i conseguenti effetti in termini di sostenibilità ambientali vengono messi in evidenza anche nei bilanci sociali delle imprese. Voi sapete che esistono dei bilanci che non sono soltanto quelli finanziari, ma sono i bilanci sociali delle imprese, per vedere anche l'impatto che esse hanno sulla società. Chiudo davvero dicendo che tutto quello che abbiamo detto certamente è auspicabile e per la maggior parte deve essere per lo più attuato, quindi siamo ancora agli inizi. Questo mondo delle connessioni tra i due paradigmi ci riserva quindi tanto ancora da esplorare per gli imprenditori, per i ricercatori e per i policymaker, e consentitemi di dire anche per voi, che siete chiaramente l'anello importante che dovrà appunto poi costruire e arrivare a definire quelle professionalità in grado di mettere in campo queste nuove innovazioni. Vi ringrazio e scusatemi se mi sono un po' dilungato. Grazie. Tra l'altro, scusate ragazzi, io comprendo perfettamente che siete stanchi, però vi dico che molte informazioni, no, che sono emerse dall'intervento del professor Cardinale, in realtà sono assolutamente inerenti il nostro ambito formativo, no? Non so se avete notato, per esempio, alla robotica, all'informatica, eccetera. Tanto grazie, veramente grazie. E adesso un intervento veloce, velocissimo, che poi con il presidente dell'ERSI, Nunzio Merolli, torneremo a vederci ancora.
ci parlerà di acqua, dell'importanza dell'acqua potabile come fonte esauriente. E bisogna porre una particolare attenzione a questo argomento. E il titolo dell'intervento, il presidente dell'ERSI tornerà da noi. E, comunque il titolo dell'intervento è Servizio idrico integrato, filiera dell'acqua potabile, strategia per la riduzione delle perdite, perché purtroppo sì, c'è un problema importante, no? Legato proprio alla perdita dell'acqua potabile. Lascio la parola al presidente. Buongiorno a tutti, siamo all'ultima ora e siamo stanchi, ancora me lo ricordo, quando si aveva il problema di mancata concentrazione. Facciamo subito. Allora, l'argomento è l'acqua. Come sapete, l'acqua è la fonte della nostra vita. Se non ci fosse stata l'acqua nella terra, non ci sarebbe stata la vita. Vedete le due foto? La potenza dell'acqua e la calma dell'acqua. Questo elemento è molto molto variegato. Poi abbiamo il ciclo dell'acqua. Voi sapete che l'acqua evapora dal mare, dai laghi, e poi il vapore si trasforma in pioggia e la pioggia ricade sul terreno e i deflussi, sia superficiali che sotterranei, fanno sì da alimentare le sorgenti. Dalle sorgenti deriva l'acqua che noi utilizziamo a casa. Servizio idrico integrato, però non vi voglio tediare. Il servizio idrico integrato è nato nel 94 con la prima legge che si chiama la legge Galli e poi si è evoluto nel tempo con un'altra legge, quella del 2006, che sostanzialmente ha fatto solo un'aggiunta: efficienza, efficacia ed economicità. Deve costare poco, deve essere utilizzabile ogni volta che si apre il rubinetto e deve costare poco. La filiera del servizio idrico integrato. Il servizio idrico consiste in queste fasi: captazione, l'acqua viene prelevata dalle sorgenti, poi viene addotta nei serbatoi di accumulo presenti sulle città, viene anche in certe regioni potabilizzata. In Abruzzo noi non abbiamo questo problema. L'acqua viene dal Gran Sasso, viene da sorgenti tutte quante che nascono in mezzo alla roccia e quindi non c'è possibilità di inquinamento. E allora la nostra acqua non viene potabilizzata, solo in rari casi, in situazioni di emergenza, ma soprattutto sulla costa, non è il caso di Teramo. Poi c'è la distribuzione, quindi l'acqua che arriva fino ai rubinetti delle nostre case, e poi c'è la fognatura. La fognatura non è altro che il sistema di raccolta dell'acqua utilizzata, inquinata nelle nostre case. E poi questa acqua inquinata la dobbiamo depurare e quindi ci sono degli impianti che depurano e la riconsegnano quasi pura. Questa, vedete, è una sorgente, quindi l'acqua sgorga, ecco, da una roccia. Questa è una sorgente in galleria e poi viene addotta tramite un canale fino al manufatto della sorgente, che è quasi sempre seminterrato o interrato. Vedete, al numero 3 è la scaturigine,
poi c'è una vasca di presa, e poi ci sono delle valvole di manovra, e poi parte l'acquedotto che arriva fino al serbatoio. Le condotte sono prioritariamente d'acciaio. Nei secoli scorsi erano in pietra, poi in ghisa, ma attualmente sono in acciaio e negli ultimi anni anche in materiale plastico. Però l'adduzione primaria si fa principalmente con l'acciaio. Dopo l'altra fase è la distribuzione. Ci sono i serbatoi e l'acqua poi viene distribuita nei centri abitati. I serbatoi sono il polmone, permettono quando rientrate la sera, ognuno si vuole fare una doccia, se tutti quanti apriamo la doccia si abbassa il livello del serbatoio e si dice anche che manca l'acqua. La fognatura, l'abbiamo già detto, è il trasporto dell'acqua usata al depuratore. Il depuratore ha la funzione di ripulire e di riconsegnare l'acqua in buone condizioni ai fiumi e al mare. Il servizio idrico integrato, lo salto, sono le norme, e passiamo al servizio idrico integrato in Abruzzo. In Abruzzo il servizio prevede un ambito unico di gestione, però ancora questo non è stato attuato e attualmente ci sono 6 subambiti di gestione, quasi tutta la provincia di Teramo, una parte dell'Aquilano, la Marsica, la Valle Peligna e l'Alto Sangro, la parte del Chietino e Pescara e dintorni. Il servizio è gestito da 6 società pubbliche, voi avete qui la società Ruzzo, che sono società, ancorché SPA, pubbliche, quindi di proprietà dei comuni. Queste sono le 6 società e le scadenze degli affidamenti. Passiamo alle reti di distribuzione. Quando manca l'acqua è un grave problema, non ci si può lavare e magari qualche imprecazione parte quando si rientra a casa tutti sudati, quando si ritorna da scuola, magari che si è fatta educazione fisica e uno una bella doccia, va lì e l'acqua non esce. Questo è dovuto principalmente al fatto che nelle reti con il tempo le tubazioni si deteriorano, oppure il gestore non fa una manutenzione attenta e allora ci sono delle perdite, e le perdite influiscono fortemente sulla gestione. Vado veloce. Se andiamo ai subambiti che ho citato prima, noi abbiamo dei subambiti in cui il 79% dell'acqua si disperde nella rete, significa che si creano notevoli problemi. Nel Teramano c'è questa indicazione del 41,69, ma è un dato provvisorio, dovrà essere verificato ulteriormente. Che cosa possiamo fare nel 2022 per ridurre le perdite nelle reti? Ci sono dei decreti addirittura dal 97 che prevedono un sistema di distrettualizzazione delle reti in modo da eseguire un bilancio
continuo dell'acqua che viene immessa e di quella che viene consumata. Allora, le reti distribuzione tradizionale, questo è un esempio della città dell'Aquila, progetto del 1962. C'era un serbatoio e la rete veniva utilizzata in toto, alimentata da quel serbatoio, ma i consumi all'epoca erano minori e quindi non si creavano problemi. La seconda fase, sempre la città dell'Aquila, che più o meno è come Teramo, che ha una parte alta e una parte bassa, e quindi bisogna regolare la distribuzione. Cosa hanno fatto all'Aquila negli anni 70? Hanno suddiviso la rete in tre settori, alimentati da altrettanti serbatoi, in modo da ottimizzare la distribuzione. Questo è uno schema di come può essere ottimizzata, di come veniva ottimizzata la rete di una città. Serbatoio principale, una zona più alta servita dal serbatoio principale, poi ascendere altri serbatoi che alimentavano altre zone della città. Ma tutto questo andava bene se i consumi erano non concentrati in determinate ore. Oggigiorno invece ci sono dei periodi in cui c'è un eccesso di consumo. In questo schema addirittura ci sono 20 metri di piezometrica che variano a seconda dell'ora del maggior consumo e l'ora del minimo consumo. 20 metri sono 2 atmosfere, l'equivalente della pressione di uno pneumatico di un'automobile, nel senso che quando aprite il rubinetto, invece di uscire a pressione l'acqua, esce quasi gocciolando. E questo oggi è anacronistico. Perché? Perché abbiamo dei sistemi moderni per modo di dire, ma hanno 20 anni. La rete viene distrettualizzata, unico serbatoio se vedete, quindi 3 distretti A, B e C, collegati con quella che vedete che sembra una clessidra, che sono delle valvole automatiche, che sono anche digitalizzate e controllate elettronicamente. Se tutti gli studenti di questo istituto tornano a casa e si vanno a fare la doccia e tutti quanti abitano in un settore, in quel momento si crea una richiesta enorme di acqua in quel settore. Queste valvole fanno sì che la distribuzione avvenga in modo da confluire maggiormente nel settore di maggiore richiesta e quindi si crea un equilibrio e l'acqua non manca mai in nessuno dei settori. Con questa distrettualizzazione consente semplici e immediati bilanci idrici, semplificando naturalmente la ricerca delle perdite anche, perché se in un settore c'è un forte aumento del consumo, potrebbe anche essere che ci sono delle perdite, e queste perdite si possono controllare con degli strumenti di misura che andranno sistemati in varie zone della rete. Quindi si migliora la gestione della rete, ma soprattutto si controllano le pressioni. Le cause principali del deterioramento delle reti idriche di distribuzione sono le pressioni eccessive, e con quello sbalzo di 2 atmosfere o anche 3 si creano degli sbalzi e dei cosiddetti colpi d'ariete che fanno sì che le tubazioni si rompono.
mentre invece con questo sistema di distrettualizzazione le pressioni sono sempre quelle. Vuol dire che voi, una volta fatto questo lavoro, quando andrete ad aprire il rubinetto, l'acqua uscirà sempre con la stessa pressione, con la stessa portata. Non occorre granché. Vedete sulla destra una valvola moderna che misura la portata dell'acqua, che regola la pressione, che è collegata a un sistema digitalizzato, è un sistema di controllo dove l'operatore si mette davanti al computer e controlla e regola tutto quanto. Noi come ente di governo d'ambito regionale stiamo presentando con il PNRR un progetto per calare in tutte le città abruzzesi, o meglio nelle città con più di 15.000 abitanti, questo sistema che non è proprio innovativo, ma comunque chiamiamolo innovativo, per far sì di non avere problemi idrici nemmeno quando andiamo al mare con una presenza turistica eccessiva. I vantaggi li vedete qui: possibilità di monitorare l'evoluzione delle perdite nel tempo, distinzione puntuale tra perdite fisiche e prelievi non misurati, nel senso che andiamo a verificare anche chi ha l'allaccio dell'acqua pubblica e non la paga, e anche una stima accurata della quantità di acqua che non viene contabilizzata per altri motivi. Io avrei finito, sono stato brevissimo. Grazie. Arrivederci a tutti.